in collaborazione con Dental City, studio dentistico specialistico, e CityMed, poliambulatorio specialistico, via Mainini 79, Monte Cassiano. Football House, materiali e attrezzature per lo sport, casette Verdini di Pollenza. Moplan Arredamenti, progettiamo insieme a te, Castelplanio, Ancona. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Siamo pronti? Partiamo! Buonasera cari amici, buonasera a tutti, settimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione Fermana e Pesaro in Serie C, Matelica, San Giustese e Recanatese in Serie D, Tolentino in Eccellenza, sono un po' queste le squadre del giorno, visti i risultati brillanti che hanno ottenuto. I canarini tornano addirittura a ridosso della vetta grazie ad una doppietta di D'Angelo, battono il Vicenza in 10 per oltre un'ora per l'espulsione di Armà, mentre la Vis vince 2-0 sul campo dell'Albino Leffe con le reti di Olcese e di Lazzari. Nella Bufera termina in parità il derby tra Fano e San Benedettese con i Granata raggiunti a 20 minuti dalla fine. Il Matelica è da solo in testa alla classifica della Serie D dopo il bel 3-0 di ieri contro l'Avezzano. Alle sue spalle continua il momento magico della San Giustese, 2-0 al Castelfidardo. Castelfidardo che oggi ha ufficializzato il ritorno in panchina di Roberto Vagnone al posto del dimissionario Simone Pazzaglia. La Recanatese batte il Monte Giorgio nel derby con Pere e Sivilla, mentre alla Jesina oggi non basta l'iniziale vantaggio con Pierandrea, subisce la rimonta della Vastese, anch'essa reduce da un cambio di allenatore. Fa la voce grossa il Cesena 4-0 ieri in trasferta a Sant'Arcangelo. In Eccellenza, come detto, turno favorevole al Tolentino, partita sospesa a Gallo, poi si riprende, di Cremisi vincono con una rete di Tortelli e sono 5 ore i punti di vantaggio sul Fabriano Cerreto che vince 3-0 a Fossombrone sul Sassoferrato Genga. Di questo parleremo anzitutto con i nostri primi ospiti, alla mia sinistra Francesco Micciola, direttore sportivo del Matelica. Buonasera direttore, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Buonasera. E ben trovato ad Alberto Virgili. Buonasera, buonasera Alberto, preparatore atletico del Matelica. Buonasera alla nostra Sara Santacchi. Buonasera a tutti. Come intervenire in trasmissione, Sara? Ovviamente ormai lo sapete, ma non mi stancherò mai di ricordarlo, la nostra pagina Facebook, le marche nel pallone e poi il numero di WhatsApp che vedete in sovraimpressione, in cui potete inviare messaggi e ovviamente qualche commento o domande per i nostri ospiti. Allora, abbiamo tantissimi servizi, tantissimi ospiti, partiamo da te Alberto Virgili, perché si dice che tutte le partite sono uguali, no? Che non fa differenza l'una dall'altra, però quella di ieri era forse più uguale rispetto alle altre, visto il recente passato con l'Avezzano, o no? Sì, sinceramente ieri non è che ho pensato tanto a quello che è stato 5 mesi fa, però è anche vero che ricordo bene quello che abbiamo vissuto 5 mesi fa, dove sono stati giorni successivi alla partita dove credo che sia normale e sia anche così umano pensare tutto il percorso dell'anno che avevamo fatto e come l'avevamo fatto e che forse meritavamo per quello che avevamo fatto di arrivare in fondo. Purtroppo non è stato così per una serie di cose, quindi i giorni successivi me l'ho vissuta un po' da così in silenzio. Per metabolizzare. In riflessione. Ma si metabolizzano certe cose oppure l'impronta rimane per lungo tempo? Per me personalmente è stata un'impronta che è andata avanti un bel pezzo pure per l'estate, perché poi tu quando riprogrammi ti ripresenti su un ambiente che ha vissuto una esperienza simile, è chiaro che non è facile poter in qualche modo far finta di nulla, e quindi credo che questo, non mi vergogno a dirlo, però è anche vero che lo sport ti ha questa possibilità, come la vita, di rivincita, quindi riparti, cerchi di fare il meglio per quello che sono le proprie competenze e ti rigiochi la rivincita l'anno successivo. Francesco Micciola, al di là delle scorie che la riguardano ovviamente in maniera molto relativa, la conferma di un vostro grande stato di forma, no? La partita di ieri. Sì, ieri abbiamo fatto una grande partita, abbiamo cercato questa vittoria, erano importanti i 3 punti, sono arrivati contro una buona squadra e niente,
Noi pensiamo subito alla prossima, mercoledì contro l'Agnonese, che affronteremo una squadra che è assetata di punti e già siamo proiettati con la testa ad Agnone. Una cosa velocissima, deluso dall'Avezzano oppure meriti del Materica? Avezzano che poi ho letto ha fatto una sorta di repulisti via team manager, via direttore sportivo, via accompagnatore. Sì, io manderei via qualche giocatore, sinceramente, perché qualche giocatore deve avere un po' l'umiltà giusta, però sono problemi loro. Noi siamo contenti per questa vittoria perché abbiamo voluto e cercato, perché i ragazzi con lo staff tecnico sono stati grandi, ci hanno dato questa gioia e niente, adesso guardiamo avanti con fiducia. Perché il ritmo forsennato, insomma, di questo campionato non dà nemmeno tempo di godere troppo di certi successi. Adesso parliamo di Serie C e Sara, coinvolgo te, come Flavio Destro ha reagito negli spogliatoi alla domanda Pordenone-Fermana big match domenica prossima tra le due battistrada del girone B? Con l'equilibrio che gli appartiene, dicendo che sarà un big match perché si affronterà alla capolista, quindi essendo una grande squadra andrà affrontato con grande attenzione. Perché Flavio Destro, che io non conosco personalmente, forse direbbe la vittoria più importante fino a questo momento è stata quella che abbiamo ottenuto contro la Virtus Verona, diretta concorrente per la salvezza, giusto? Sì, senz'altro. No, oggi è stata una vittoria molto importante per dare un segnale dopo il turno infrasettimanale comunque di una squadra che insomma, ha voluto ribadire comunque il suo, come dire, carattere, le sue qualità. Ed è stato il D'Angelo Day, un giocatore reduce da un lunghissimo infortunio, mille traversie, oggi doppietta contro il Magno Vicenza, battuto per 2-0, anche se chiaramente il compito è stato agevolato dalla scelleratezza compiuta da un giocatore sulla carta di categoria superiore come Rashid Darmà e che invece si è fatto sorprendere in un fallo con palla lontana nei confronti di Comotto. Per noi al Bruno Recchioni c'era Lorenzo Ottaviani, vediamo il suo servizio. Semplicemente perfetta, la Fermana incarta l'ambiziosissimo Vicenza, sceso a Recchioni ancora imbattuto e lo supera con un meritato 2-0 finale. La prestazione mostre di D'Angelo, autore della doppietta decisiva, la ottima fase difensiva con Comotto e Scrosta a giganteggiare, Fermana con appena 4 gol subiti nel torneo, l'espulsione del Vicentino Arma al 24esimo del primo tempo, sono stati i temi salienti della partita. Una vittoria quella gialloblu che porta la firma del tecnico destro, abile a preparare tatticamente la partita, lasciando la sterile iniziativa del gioco ai biancorossi per poi punirli con velocissimi inserimenti dei centrocampisti. Al resto ha pensato un gruppo sempre più compatto che con questa vittoria di assoluto prestigio fa un altro importantissimo balzo in avanti in classifica. Fermana di mister destro con il 3-4-1-2 con il tandem d'attacco composto da Lupoli e D'Angelo. Il Vicenza risponde con il 4-3-1-2 con in attacco Giacomelli e Arma. Decimo vantaggio della Fermana, gran gol di D'Angelo, ottimo lancio di Lupoli per il 10 di casa che trova uno splendido controllo e un diagonale davvero chirurgico che trafigge il portiere Vicentino Grandi per l'1-0 gialloblu. Episodio topico del match al 24esimo, il Vicenza rimane in 10, espulso Arma per una gomitata a palla lontana ai danni di Comotto. Al 28esimo vicino al pari il Vicenza, su calcio piazzato battuto da Giacomelli, stacca di testa Pasini che però trova la ottima risposta di Ginestra in corner. Nel recupero del tempo, al 47esimo occasione Fermana, botta di Misin che trova attento Grandi nell'ultima occasione del primo tempo. Ripresa, al quinto si divora il raddoppio la Fermana, grande iniziativa di Maurizi che la mette dietro per D'Angelo che davanti al portiere fallisce clamorosamente la palla del 2-0. Si rifà però D'Angelo al 18esimo, raddoppio della Fermana, spettacolare lancio di Misin per lo stesso D'Angelo che a tu per tu con Grandi lo trafigge in uscita per la sua doppietta personale, il 2-0 gialloblu. La Fermana ha degli spazi a disposizione, al 30esimo va vicinissima al Tris, palla messa dentro da Clemente, girata sul primo palo di Lupoli che trova una grande risposta di Grandi con i piedi in calcio d'angolo. Al 34esimo vicino al gol il Vicenza su calcio d'angolo di Giacomelli, colpo di testa di Solero che va vicino solo al 2-1.
Finisce così dopo 4 minuti di recupero con la Fermana a festeggiare con i propri tifosi e domenica scontro diretto per il vertice a Pordenone. Chi l'avrebbe mai detto alla vigilia del torneo? Iniziamo a leggere i primi messaggi che stanno arrivando. Carlo Scibella, Fermana schiaccia un presuntuoso Vicenza. E poi Alberto Virgili, grande professionista e grande persona. Direttore Micciola, hai portato a Metallica gente tosta come avevo richiesto nella prima intervista di presentazioni. Bravi. E fino alla fine con grinta e volontà da Metallica, Maurizio Fontenova. E poi ancora il Matelica è partito a fari spenti, anzi spentissimi, li accenderemo al momento opportuno. Per ora complimenti ragazzi, mister e staff, Filippo B. Allora, restiamo per un attimo alla Serie C ancora, vediamo i risultati dell'ottava giornata del girone B, risultati anche molto interessanti in certi casi, alcune partite, quelle di Imola e Verona, si sono concluse pochi istanti fa. Vediamo comunque il tabellino, diciamo, ottava giornata, Triestina Ternana 1-1, Fano San Benedettese 1-1, a Bergamo Vispesero batte Albino Leffe 2-0, Fermana batte Vicenza 2-0, Gubbio e Südtirol 0-0. A Monza vince il Teramo 1-0, Pordenone batte Renate 2-1, Ravenna e Feralpi Salò 1-1, Imolese batte Rimini 3-1, Verona Gian Erminio batte Virtus Verona 3-0. In classifica Pordenone 18, Fermana 14, Vicenza, Imolese, Südtirol 13, Triestina e Ravenna 12, Monza, Vispesero e Feralpi Salò 11, Teramo 10, Ternana e Gian Erminio 9, Gubbio 8, Fano San Benedettese e Rimini 7, Virtus Verona 6, Renate 5, Albino Leffe chiude con 4 punti. Ecco, direttore, le chiedo una cosa su questo campionato, non so quanto lo segue. Però gli anni scorsi eravamo abituati a squadre che dominavano, la Spal 3 anni fa, poi c'è stato il Venezia di Pippo Inzaghi 2 anni fa e l'anno scorso il Padova. Quest'anno non credo che il Pordenone abbia i crismi e le caratteristiche per uccidere il campionato e forse non si intravede la squadra che possa ammazzare il campionato, anche se per esempio la classifica della Ternana è talmente interlocutoria che può ancora succedere di tutto. Mi sembra che loro abbiano 5 partite su 8. E oggi una grande vittoria l'ha fatta la Fermana contro il Vicenza e il Teramo ha fatto anche una grande vittoria a Monza. Quindi era un problema di allenatore a Teramo? Non lo so questo, io ho visto giocare la Fermana contro il Teramo quest'estate e la Fermana mi fece un'ottima impressione, una squadra solida, concreta e secondo me farà un buonissimo campionato. Il Pordenone è un'ottima squadra, ci sono quelle due o tre squadre che punteranno a vincere, però io lo vedo equilibrato questo campionato, non vedo l'ammazza campionato come dice lei. Restando alla Fermana, a suo avviso, ovviamente non è che si possono fare grandi sogni, però l'obiettivo playoff può essere raggiungibilissimo. Sì, vabbè, loro dicono che l'obiettivo è la salvezza, però secondo me hanno un allenatore concreto, solido e la squadra rispecchia il proprio allenatore. A me la Fermana, quando l'ho vista, mi ha fatto un'ottima impressione a Teramo e vedo che arrivano anche i risultati adesso. Oggi ha fatto una vittoria che vale 6 punti, non 3 punti, quindi io penso che questa vittoria gli darà ancora più fiducia nel futuro. Alberto, tra poco vedremo il servizio su Fano e San Benedettese. Che ruolo secondo te potranno giocare queste nostre squadre? Per esempio, la Vispesero sta disputando sicuramente un ottimo inizio di campionato. Ma la San Benedettese credo che adesso abbia qualche difficoltà di troppo, che forse non ha ancora espresso tutto il potenziale che magari si aspetta il presidente, i tifosi, e quindi credo che sia una squadra da aspettare. Il Fano farà forse un campionato per quello che abbiamo visto anche in amichevole, per quello che sono i giocatori che hanno preso, farà un campionato speriamo meno difficoltoso Meno degli ultimi sofferto. anni, perché poi gli ultimi anni si sono trovati spesso nell'ultimo posto fino a metà stagione. Quindi credo che per quanto riguarda queste due società e comunque quelle marchigiane in genere, forse quest'anno riusciamo ad avere meno patemi e trovare ognuno la collocazione in classifica che magari si aspettano per i rispettivi obiettivi. Che distanza c'è a suo avviso, direttore, tra C e D? La categoria secondo me si sente, anche se parecchi giocatori importanti sono scesi anche in Serie D, però il passo è diverso dalla D alla C. Anche quando vado a vedere le partite vedo la differenza di passo, anche di tecnica a volte, no? Giocatori diversi. Sicuramente
secondo me c'è un po' di differenza. Allora, adesso vediamo il derby marchigiano Fano-San Benedettese, che è stato poi condizionato nell'ultimo quarto d'ora dal maltempo con una sorta di diluvio che si è abbattuto su Fano, ma su tutta la provincia di Pesaro Urbino. Poi vedremo, per esempio, che alcune partite sono state rinviate, tipo quella di Bellocchi di Fano, e un'altra, Gallo di Petriana, è stata sospesa e poi ripresa con la vittoria del Tolentino. Pareggio che lascia inalterato ovviamente la classifica e qualche problema delle due formazioni. Vediamo. Nella tormenta finale che ha imperversato sul Mancini, Fano e San Benedettese si dividono la posta e probabilmente anche i rimpianti, soprattutto per i Granata raggiunti ad un quarto d'ora dalla fine con la possibilità in zona Cesarini di riacciuffare la vittoria. Senza Bove e Russotto, mister Roselli si affida ad Ilari che affianca Stanco, mentre Epifani dà fiducia in attacco a Filippini e Ferrante. Passano appena 4 minuti ed il risultato si sblocca. Punizione dal limite per i padroni di casa, sembra incaricarsene Ferrante, ed invece a Quadro che indovina l'angolino proprio sotto la curva rosso-blu, con Sala praticamente immobile, 1-0. Il Fano si fa decisamente preferire in questa fase, si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Filippini, ci prova Ferrante che spedisce alto. I Granata insistono con a Quadro che appoggia per Filippini che gira in area ma non trova lo specchio della porta. La Samba si fa vedere in avanti attorno al 25esimo, rischia la frittata lo scomposto Konaté, la sfera giunge a Calderini che la rimette nei 16 metri per il colpo di testa di Stanco che termina fuori. Alla mezz'ora Sala stavolta non ha nessun tipo di problema sul calcio di punizione di a Quadro. Ripresa ed ovviamente la Samba sotto di un gol cerca di stringere i tempi. Undicesimo, dopo un traversone, l'occasione buona capita sui piedi di Calderini che davanti a Sar sparacchia malamente alto. Diciottesimo, Gelonese appoggia per Ilari, ma la mira è ancora imprecisa. Nella Samp entra Di Massimo per Signori e dal 27esimo arriva la rete del pareggio. Punizione di Ilari dalla fascia sinistra, Francesco Stanco anticipa tutti e stavolta il portiere Sar non può far nulla, 1-1. Alla mezz'ora mister Roselli, già richiamato dall'arbitro De Angeli, viene espulso per ripetute uscite dal perimetro tecnico. Il Fano, con il temporale che imperversa, ci prova ancora e la Samp si salva in maniera quasi rocambolesca in un paio di circostanze, prima su Ndiaye e poi su Ferrante. Il risultato lascia inalterata la classifica e i vari problemi delle due squadre, attendendo ovviamente tempi migliori. E questo è il servizio su Fano San Benedettese. Adesso andiamo a vedere invece qualche immagine che ci è giunta da Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia, dove la Vispesero ha ottenuto una vittoria niente affatto scontata sul campo dell'Albino Leffe per 2-0. Vispesero che quindi conferma il suo buon momento. Vispesero che passa in vantaggio nel corso del primo tempo, ancora con un gol di Olcese. Ecco l'azione orchestrata dalla formazione biancorossa. Vedete il rimpallo favorevole ed Olcese che è bravo ad infilare il portiere dell'Albino Leffe e a portare in vantaggio la propria formazione. Questo è il gol dell'1-0 della Vis Pesaro, che grazie a questo successo sale a quota 11 in classifica. Un ottimo bilancio fino a questo momento della formazione pesarese, con 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Qui c'è un gol annullato all'Albino Leffe per una evidente chiara posizione di fuorigioco del giocatore bergamasco. Albino Leffe che al suo momento migliore proprio alla fine del primo tempo, costruendo qualche occasione. Tra poco vedremo forse la cosa più bella della partita, il gol di Lazzari che ha permesso alla Vispesero di portarsi sul 2-0 e di chiudere virtualmente l'incontro. Un tiro, come vedete, da 30 metri che sorprende il portiere bergamasco e porta quindi la Vis sul 2-0. E qui la partita virtualmente si chiude, perché l'Albino Leffe di mister Albini non ha assolutamente la forza per reagire, e la Vispesero quindi porta a casa questi 3 punti molto molto importanti per la sua classifica. Un'occhiata anche al prossimo turno, ve lo dico velocissimamente: domenica 28 ottobre cambierà l'orario. Comunque alle 14:30 il Fano giocherà in casa contro il Monza, oggi battuto dal Teramo. Poi c'è Pordenone-Fermana, in realtà è un vero e proprio big match tra le due battistrada. La Vispesero riceve Limolese, altra squadra che sta attraversando un ottimo momento, quarta in classifica con 13 punti, mentre la San Benedettese sarà a Terni, una sfida comunque sempre molto molto affascinante. E adesso ci occupiamo invece del campionato di Serie D, andiamo a vedere subito il tabellino, poi
Ne parleremo con i nostri ospiti. Settima giornata, questi risultati: Forlì, Real Giulianova 2-2, Francavilla batte Agnonese 3-1, Isernia vince il Campobasso 1-0, Aiesi, Vastese batte Jesina 3-1, Matelica batte Avezzano 3-0, Recanatese batte Montegiorgio 3-1, San Maurese batte San Nicolò Notaresco 2-0, San Giustese batte Castelfidardo 2-0, Sant'Arcangelo vince il Cesena 4-0, Savignanese e Pineto 1-1. Matelica in testa con 18 punti, San Giustese 17, Cesena 16, San Nicolò Notaresco 15, Francavilla Sant'Arcangelo 13, Savignanese 11, Recanatese Sammorese 10, Forlì Giulianova 9, Isernia 8, Montegiorgio 7, Pineto Vastese Campobasso 6, Jesina 5, Agnonese 3, Castelfidardo 2, Avezzano 1. Direttore, c'è stata questa sconfitta di una sua ex squadra, il San Nicolò Notaresco. Un ridimensionamento oppure una squadra che sta rientrando quelli che possono essere i suoi ranghi, quindi non c'è nulla di sorprendente a suo avviso? Vabbè, il Notaresco sta facendo bene perché secondo me è un'ottima squadra. Loro sono partiti forte, però il campionato adesso va nella fase di livellamento, no? Perché qua ci sono squadre come Recanatese, Vastese, che secondo me alla lunga verranno fuori, che sono partite un po' piano, no? Stanno andando piano, però con gli organici che hanno organici importanti, secondo me alla lunga verranno fuori anche lo stesso Avezzano. Se noi consideriamo che mancano 93 punti, cioè il campionato è talmente lungo che può succedere di tutto. E poi ogni domenica puoi perdere e vincere con chiunque. Quindi se non affronti queste partite con la giusta umiltà e con la giusta concentrazione, con la giusta motivazione, puoi perdere contro È un chiunque. discorso che facciamo spesso in questa trasmissione, soprattutto a differenza degli anni scorsi, non ci sono squadre materasso. Adesso sì, poi vediamo alla lunga. Per adesso è equilibrato, vediamo alla lunga. Io penso che qualche squadra meno forte ci sia, però alla lunga poi vediamo. Un'altra sua ex squadra, la Vastese, oggi ha svoltato, no? Vincendo a Iesi. Non so se per merito dell'allenatore, diciamo, lo dico subito, poi vedremo le immagini, per demerito molto del portiere della Jesina, soprattutto nell'occasione del secondo gol. Però per la Vastese è stato un successo salutare, direi. Sì, in genere quando cambia allenatore ci sono più motivazioni. Oggi hanno fatto una grande vittoria che la cercavano da tanto tempo. E niente, la Jesina oggi mancava pure qualche giocatore importante come Trudo, Bubalo, quindi qualche attenuante ce l'aveva, però il calcio è questo. E niente, si va avanti così. Allora, vediamo il servizio su Matelica Avezzano, così poi parleremo della formazione biancorossa diffusamente con Francesco Micciola ed Alberto Virgili. Vediamo. Football House e passione sportiva sono la stessa cosa. Materiali e attrezzature specifiche per ogni sport, soprattutto riguardanti i campi da calcio, calcetto, palazzetti dello sport, palestre e piscine. E naturalmente l'abbigliamento sportivo. Fornisce moltissime amministrazioni comunali e società sportive, mettendo a disposizione tutta l'esperienza in fatto di strutture mobili, fisse e spogliatoi. A Casette Verdini di Pollenza, le novità e i marchi più prestigiosi nelle scarpe sportive per da tempo libero. Serigrafia interna per personalizzare ogni indumento. Football House, esperienza e competenza al servizio dello sport. Via Vecchietti 2, Casette Verdini di Pollenza, Macerata. Dopo un primo tempo chiuso in parità, il Matelica travolge 3-0 l'Avezzano al Giovanni Paolo II, vendicando almeno in parte la sconfitta all'ultima gara della scorsa stagione che costò la promozione alla squadra di Tiozzo e Canil. Il tecnico di casa deve rinunciare ancora a Margarita e lascia in panchina Bittaglie, presentando Avella in porta, Arapi e Riccio sugli esterni con Benedetti e Cucato centrali, Losicco e Pignatti in mediana con Bugaro e Angelilli esterni e Melandri alle spalle di Fioretti. Giampaolo tenta di risalire dall'ultimo posto in classifica, sceglie Fanti tra i pali, linea di difesa con Di Gianfelice, Menna, Tariuk e Puglielli, Conti e Bianciardi in mezzo con Deramo e Pellecchia sulle fasce, Cerone a fianco di Dos Santos in avanti, dirige l'incontro Bertini di Lucca. Il Matelica esercita un netto predominio territoriale, ma è l'Avezzano ad andare vicinissimo al vantaggio. Dopo 7 minuti Cerone approfitta di un errato disimpegno e prova a sorprendere Avella fuori dai pali con una pallombella che va a sbattere sulla traversa, salvando la porta dei padroni di casa.
Al decimo, Bugaro, defilato sulla destra, prova a imitare il numero 10 biancoverde, ma la traiettoria si spegne sulla parte superiore della rete con Fanti, che controlla. La partita è vibrante. Un minuto dopo, prima Fioretti non trova il tempo per la battuta a rete in area ospite. Sulla ripartenza d'Eramo si fa 40 metri, palla al piede, prima di tentare la conclusione neutralizzata in tutto da Avella. Bianciardi al sedicesimo non spaventa il portiere di casa con una conclusione larga, ma l'Avezzano sembra aver preso le misure ai padroni di casa, che sono costretti ad abbassare il baricentro e scende notevolmente anche il ritmo rispetto alle prime battute. Al ventunesimo Fioretti insiste nelle proteste e si vede sventolare il primo cartellino giallo della gara, ma per vedere una nuova conclusione bisogna arrivare intorno alla mezz'ora, quando Riccio raccoglie la respinta della difesa biancoverde su azione di calcio d'angolo e col sinistro lascia partire un gran tiro che si di poco al lato alla sinistra di Fanti. Ancora Matelica pochi istanti dopo con Fioretti che centra alla destra e Angelilli che gira di testa, ma la sfera finisce oltre la traversa. Insiste il Matelica al 37esimo, Tariuk ferma in maniera irregolare Melandri all'altezza della lunetta e viene ammonito. La punizione di Losicco però si perde alta senza causare brividi a Fanti. Al 39esimo imbucata di Bugaro per Melandi che prova il tocco a scavalcare Fanti in uscita, la palla si perde sul fondo dopo lo scontro tra i due giocatori, ma il gioco era stato fermato per la posizione irregolare del numero 10 marchigiano. Al 44esimo ammonito anche Bugaro dopo aver tentato di fermare fallosamente una ripartenza ospite. Ultima nota di cronaca della prima frazione, lo spunto di Melandri al 45esimo che però allarga troppo il diagonale. Nel secondo tempo le due squadre tornano in campo senza variazioni negli schieramenti iniziali e il Matelica ci prova subito con un'azione insistita su cui la difesa biancoverde riesce a mettere più di una pezza e l'Avezzano che risponde subito con Pellecchia che trova campo in contropiede ma spedisce al lato il diagonale dal limite. Il Matelica continua a spingere e viene premiato al 52esimo dopo un'azione personale di Angelilli che riesce a servire in area a Fioretti che trova lo spazio per girarsi ed infilare la sfera a fil di palo per l'1-0. L'Avezzano prova subito a reagire, Giampaolo richiama Puglielli per Schirone e l'Avezzano prova ad affacciarsi dalle parti di Avelli con un paio di conclusioni che però non creano pericoli all'attento portiere di casa. Dopo un'ora di gioco Tiozzo richiama Fioretti per Dorato e al 63esimo il Matelica trova il raddoppio su calcio di rigore assegnato per l'atterramento di Angelilli steso all'intervento in ritardo di Schirone. Bertini non ha dubbi ed assegna la massima punizione dagli 11 metri. Melandri spiazza Fanti e firma il 2-0. Angelilli scatenato crea ancora pericoli sulla destra mentre Pellecchia prova a riportare i suoi in partita al 65esimo con una conclusione forte ma centrale che Avella blocca con sicurezza. Al 69esimo Dorato conclude male un buon suggerimento di Melandri che si fa vedere ancora un minuto più tardi accentrandosi dalla destra e calciando col sinistro ma non inquadra la porta. Giampaolo prova a scuotere i suoi con un doppio cambio, fuori Cerone e Biancardi per Alessandro e Krasman. Al 75esimo il Matelica chiude la pratica con Dorato che su corner dalla destra stacca più in alto di tutti infilando la palla nell'angolino dell'incolpevole Fanti. Gli ultimi minuti scorrono con il Matelica che controlla senza rischiare nulla e l'Avezzano che soltanto nei minuti di recupero riesce ad andare vicino al gol della bandiera, ma la conclusione in piena area di rigore di Mella va a stamparsi sulla base del palo. Ai nostri microfoni a fine gara le impressioni del tecnico di casa Tiozzo e dell'allenatore ospite Giampaolo. Mister Tiozzo, un primo tempo in cui non siete riusciti a trovare la rete, poi nella ripresa avete travolto l'Avezzano. Un primo tempo in cui abbiamo sofferto in due o tre situazioni un po' Cerone, che poi ha pensato più a bagnare la mia camicia da uomo piccolino guarè piuttosto che giocare a calcio. Secondo tempo l'abbiamo un po' bloccato e abbiamo fatto 3 gol. Primo tempo abbiamo rischiato comunque di creare qualche situazione importante. La sua squadra prosegue in vetta alla classifica, ancora un risultato positivo con un bel margine sull'avversario. No, noi non guardiamo la vetta della classifica, noi guardiamo, guardiamo di lavorare in settimana, perché Giampaolo dice che noi abbiamo costruito una squadra per vincere, anche loro avevano costruito di vincere, però ci sono 17 punti quest'anno, ce n'erano 9-10 l'altro anno. Forse ha cambiato un po' idea su quella che era la loro visione iniziale e
noi lavoriamo ogni settimana, il gol fa male e sono molto molto contento, se lo merita la società, se lo meritano i miei ragazzi. Si parla, spero che questi tre gol, si parla sempre dell'Avezzano, si parla del tiki-taka dell'Avezzano, oggi abbiamo fatto una partita, l'hanno vista poco, e, perciò insomma io vedo una grande squadra, la mia, che ogni volta segue quello che faccio. E che ci diciamo, l'Avezzano l'altro anno ci ha battuto in una partita, l'altro anno avevano un obiettivo di vincere i playoff, li abbiamo vinti noi, quest'anno avevano un obiettivo di starli davanti, sono ultimi in classifica, e allora io parlo, poi hanno parlato loro in settimana di noi, io parlo dei miei, complimenti ai miei. L'altro anno dopo Avezzano ci è arrivato un messaggio 10 minuti dopo a tutti noi sul pullman che stavamo piangendo e non abbiamo spaccato porte come hanno fatto loro, e il presidente ci ha scritto: siamo fieri di voi, lui e la sua famiglia. E Paris Hilton l'altro giorno invece ha detto che gli dà via tutti perché si aspettava di vincere il campionato, e questa è la differenza tra un uomo di spessore che non ci chiede di vincere ma ci chiede di impegnarci, e vi posso assicurare che noi tutti ci impegniamo ogni domenica, poi le vittorie arrivano o non arrivano, ma quel messaggio lì lo ricorderò per tutta la vita di fronte a una grande sconfitta. Sì, tre reti che sono pesanti perché, come hai detto benissimo tu, il primo tempo la squadra è entrata in campo con grande determinazione, grande compattezza. Abbiamo avuto l'occasione di Cerone, abbiamo avuto delle belle ripartenze, siamo stati bravi a sopperire in un certo senso le loro sfuriate offensive, perché sapevamo che buttavano la palla spesso in profondità sopra la linea, l'avevamo anche studiato bene. Effettivamente il primo tempo è andato bene, poi il secondo tempo c'è stato quel gol che abbiamo preso ingenuo a difesa schierata, perché non è stata una ripartenza veloce, per cui abbiamo perso dei vari contrasti a livello individuale, hanno fatto gol. Ora restate all'ultimo posto in classifica, si fa abbastanza difficile questa situazione. Sì, è difficile, però io sono convinto che questa squadra ha potenzialità per risalire la classifica. È normale che adesso siamo in un periodo negativo, è anche vero che siamo un po' in debito con la fortuna, perché prendiamo dei gol un po' particolari e poi lì davanti o qualche parata strepitosa del portiere o dei pali, delle traverse, non riusciamo a concretizzare bene, però in questo momento qui bisogna farsi tutti un esame di coscienza, ma in modo positivo, perché la squadra, ripeto, ha delle potenzialità per salvarsi, ha giocatori esperti, è un gruppo solido, anche se adesso non stanno arrivando i risultati, ma in questo momento qui, dove ci sono difficoltà, bisogna tirare fuori il 110% per uscirne fuori il più presto possibile. Riprendiamo con qualche messaggio. Vecchia guardia, ottima vittoria ieri a Camerino della Maceratese. Ora una gara ancora più importante con il Val di Chienti Ponte. E poi Marsi Chaos 75 che ci sta seguendo in streaming, quindi dei tifosi dell'Avezzano. Ricordo al Materica che l'Avezzano vinse in casa sia con il Materica che con la Vispesero, quindi non abbiamo fatto torti a nessuno. Ancora, salve a tutti, ho appena visto la sintesi e ci è andata bene a Fano, bisogna ammetterlo. Sicuramente questa San Benedettese è stata sopravvalutata, aspetto il mercato di gennaio, manca qualcosa a centrocampo e credo pure in attacco, Simone da Grotta a Mare. Al momento la San Giustese è la vera sorpresa del campionato, complimenti a mister Senigallese e ai ragazzi, bravi e continuate così. In ultimo, forza Fermana, grazie d'Angelo, un saluto a Lucia e Gabriele e le altre tifose canarine. Sì, però direttore, quanto è sorpresa secondo lei la San Giustese? La San Giustese sta facendo un ottimo campionato, però sono rimasti parecchi giocatori anche dell'anno scorso, quindi sta proseguendo un lavoro che è nato già l'anno scorso, ha un ottimo tecnico e stanno facendo bene con innesti mirati, perché hanno preso giocatori anche importanti tipo Herrera, Pezzotti, Moracci, cioè, secondo me è una buonissima squadra e in effetti sta facendo vedere le qualità di questi giocatori. Alberto, allora non c'è dubbio che la sconfitta di Avezzano, poi non ne parliamo più, è stata sanguinosa l'anno scorso, no? Ti chiedo, quando molte cose avrebbero fatto propendere per scegliere soluzioni diverse, tu e il mister Luca Tiozzo decidete di rimanere in Serie D a Matelica, ben sapendo che ripetersi sarebbe stato molto problematico. Perché?
Ma perché fondamentalmente c'era un presidente che comunque, come dice il mister, nel momento più difficile sportivamente parlando, ci ha sempre sostenuto e perché comunque è un imprenditore che ha nel DNA la vittoria. Quindi è vero quello che dici tu, che noi ripartire da una situazione dove tu hai fatto un campionato sempre di vertice, Strepitoso. dove praticamente da ottobre a aprile sei stato continuamente primo, poi un passaggio a vuoto, sei andato secondo, sei tornato primo. È difficile ripetersi e questa è stata forse la sfida che il mister mi ha trasmesso, perché comunque lui dice sì, sarà più difficile quest'anno, però quest'anno sta sfida e quindi l'abbiamo accettata e io ho seguito anche lui, poi nel tempo è arrivato il direttore, quindi si è rinnovato un po' la bontà di un progetto che da anni Maria Materica già c'era e quindi per questo poi siamo rimboccati le maniche, siamo messi a servizio per fare un campionato che non lo so se fa rispetti o no, non lo so se possa essere un campionato che non ci vede una vittima sacrificale di un Cesena a detta di tutti stratosferico, però credo che, come dice spesso il direttore, il calcio è fatto anche di questo, no? È fatto anche di squadre blasonate che poi alla fine non riescono ad affermarsi sul campo e quindi il campo ci dirà quello che se la scelta è stata giusta. Senti Alberto, qual è l'umore attuale del presidente Canil, che chiaramente probabilmente anche lui era molto abbacchiato dopo quanto successo a maggio scorso, anche se poi ci fu una bella reazione con la vittoria nei playoff, non lo dimentichiamo, ma che forse ha ritrovato anche lui vecchi e nuovi stimoli, grazie a voi. Ma sinceramente però questa mi prende la responsabilità di quello che dico perché l'ho vissuto un po' dal di fuori nei colloqui che ci abbiamo avuto. Sicuramente anche lui avrà vissuto un momento difficile legato a quella che è stata una storia, un campionato di quel tipo. Però devo dire che allo stesso tempo non si è mai tirato indietro in quello che era la sua idea di fare calcio e di farlo seriamente e credo che in questo momento, in questo calcio, la serietà possa essere già un principio fondamentale. E poi ha ricostruito un po' la nostra storia attraverso la scelta di figure magari che ci hanno aiutato come direttore, confermando il mister, come staff siamo un gruppo credo affiatato che già ci conoscevamo, poi si è fatto un mercato che il direttore insieme al mister hanno fatto. E forse questo è quello che il presidente ci ha trasmesso indirettamente, senza tante parole, cioè la continuità che l'ho voluto dare e la serietà che lui ci ha Insomma, dimostrato. la voglia di continuare un progetto. Poi arriva il direttore Francesco Micciola, che è la prima volta nei nostri studi. Direttore, alcune conferme rispetto alla passata stagione, ma anche molti cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il Mateliche in alcuni reparti. C'è stata, diciamo, una linea guida che ha rappresentato il denominatore comune del vostro mercato? Forse, se mi può permettere, la ricerca di giocatori con grandi stimoli e motivazioni. Sì, noi abbiamo fatto delle valutazioni sulle riconferme e abbiamo riconfermato ragazzi seri che hanno dato tutto alla causa e poi abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo voluto e abbiamo cercato giocatori che avevano motivazioni nuove perché dopo la batosta che ha avuto l'anno scorso a maggio. È normale fare un cambiamento del genere. Abbiamo cambiato 18 giocatori. Secondo me è una cosa normalissima perché non puoi tenere la squadra dell'anno scorso, nonostante erano tutti bravi. Però secondo me un cambiamento andava fatto e abbiamo cercato di portare gente che di categoria, non di nome, che lotta, che suda la maglia e lavora con tanta umiltà. In condivisione sempre con il tecnico abbiamo fatto il mercato e abbiamo portato questi ragazzi che ci stanno dando per adesso grosse soddisfazioni. Lei ha un lungo curriculum da calciatore, lo ricordiamo tra le altre squadre ad Avellino, a Trieste, ma anche qui vicino a Gualdo. Poi la carriera da direttore sportivo, prima nel San Nicolò, dove ha vissuto stagioni, direi, felici, no? Sì. Molto felici, e l'anno scorso alla Vastese.
Io non so se glielo hanno riferito, ma alcuni suoi colleghi, anche nei nostri studi, hanno detto che lei è un top player per la categoria. Si riconosce. Sì, se lo dicono gli altri sono contento. Niente, a me piace fare calcio con passione, con voglia, piace aggiornarmi. Vado a vedere partite di C, ma vado a vedere anche partite di eccellenza, di promozione se capita, quindi essere sempre sul pezzo è una cosa che mi piace e spero che lo continuerò a fare con questa voglia. E a proposito di squadre interessanti, andiamo a vedere San Giustese e Castelfidardo, parliamo della squadra rossoblu, ovviamente quella biancoverde ha vissuto le dimissioni di Simone Pazzaglia. Questa mattina la società ha deciso di riaffidarsi a Roberto Vagnoni per cercare di risalire la china. Un momento in cui gira anche male, dobbiamo dire, al Castelfidardo, basta vedere il filmato. Comunque grandi meriti alla San Giustese, che è al secondo posto in classifica con pieno merito. Vediamo. Il futuro è adesso. Stampa le tue idee in 3D. Laser Ufficio Recanati. Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Affidati ad un'azienda leader da oltre 20 anni. Laser Ufficio. Servizi ed arredamenti per l'ufficio. Specializzata nella tecnologia digitale e noleggio. Multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook. Rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole, grandi e medie aziende del territorio. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Derby avaro d'emozioni e spettacolo a Villa San Filippo, ma la San Giustese tanto basta per restare imbattuta e agganciata alla vetta del girone F. I calzaturieri, con la rete di Herrera e l'autogol di Henault, superano il Castelfidardo 2-0, centrando la quinta vittoria stagionale. Il gol del vantaggio della San Giustese, firmato da Herrera, è solo un lampo di un primo tempo che non regala molte emozioni al pubblico accorso a Villa San Filippo. Passano 8 minuti, ci prova Rivi per il Castelfidardo ad animare una gara fino a quel momento ancora bloccata a centrocampo. Da posizione ravvicinata, ma defilata, trova la risposta di Chiodini. Alcuni minuti più tardi, sempre per i biancoverdi, è bravo D'Ercole a liberarsi dalla pressione delle maglie rossoblu. L'esterno fidardense calcia indisturbato, strozzando però troppo il tiro che termina di poco a lato. Al 19esimo la San Giustese si porta avanti con Camillucci, entra in area di rigore, serve in mezzo per Herrera che appoggia all'indietro verso Perfetti. Quest'ultimo calcia a rasoterra, senza arrecare problemi a Bottaluccio che si distende e blocca la sfera. Passano 3 giri di lancetta, i calzaturieri trovano il vantaggio. Cross di Pezzotti dalla sinistra, Giovagnoli va a vuoto nel tentativo di colpire la sfera di testa, Herrera, smarcato sul secondo palo, non può far altro che spingerla in rete. Che dire, i compagni vogliono chiudere la gara quanto prima e al 24esimo lo stesso numero 9 non riesce a girare di testa un traversone del solito Pezzotti. Il Castelfidardo prova a reagire al 26esimo riversandosi in avanti con Lignani che serve D'Ercole in corsa, ma l'esterno biancoverde trova i guantoni di Chiodini, bravo a rispondere in uscita. La San Giustese gestisce il risultato. I biancoverdi non riescono ad incidere e si va negli spogliatoi sull'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa, pronti via, e i calzaturieri mettono in cassaforte i 3 punti, approfittando di un autogol biancoverde. Punizione laterale cacciata da Pezzotti, in area Henault, salta scoordinato, indirizzando la palla alle spalle del proprio portiere, che non può nulla sull'errore del proprio compagno di squadra. Alcuni minuti dopo, Severini ci prova con una sforbiciata ad accorciare per i suoi, ma la conclusione termina oltre la traversa. Verso la mezz'ora è nuovamente la San Giustese che tenta di sigillare ermeticamente la gara, ma Bottaluccio si oppone a Chedira da posizione molto ravvicinata. Al 31esimo Sant'Agata atterra D'Ercole in area di rigore, ci sono le proteste veementi dei biancoverdi, ma per la signorina Bianchi non c'è nulla e si può proseguire. Al 34esimo Laringe rileva Herrera che esce accolto da uno scroscio d'applausi per l'ennesima prestazione di livello. Gli ospiti ci provano a più riprese, nel finale anche col fresco calabrese, ma senza incidere. La gara volge a termine, la San Giustese si chiude dietro, rilevando Chedira con l'ingresso di Calamita per evitare quantomeno di prendere gol. Missione compiuta e 3 punti conquistati al triplice fischio dell'arbitro, con i calzaturieri che confermano la propria imbattibilità in questo torneo.
Mister, una partita non bella, non ricca di emozioni, ma sono arrivati i 3 punti che servivano alla San Giustesa. Esatto, la cosa più importante è proprio questa, che sono arrivati i 3 punti, che era, diciamo, il passo che volevamo fare noi. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, quindi cercando di controllarla. Purtroppo poi qualche errore ogni tanto ovviamente capita sempre, abbiamo forse preso qualche piccolo contropiede che forse potevamo evitarci, però nel complesso abbiamo fatto una gara ordinata di controllo, che era un po' quello che, appunto, come ci ha detto, ci eravamo prefissi. Era una gara anche importante in vista della sfida di mercoledì, risparmiare molto le energie e poi giocarsela tutta. Questo è una caratteristica di quest'annata, con questi turni infrasettimanali. Ovviamente le squadre attrezzate con rose ampie sicuramente riusciranno ancora meglio di noi a superare questi momenti. Noi certamente oggi abbiamo fatto una partita che comunque sia è stata dispendiosa, adesso dobbiamo recuperare tutte le energie possibili e prepararci al meglio per andare in un campo complicatissimo come quello di Giulianova. Oggi sinceramente da parte nostra a livello di prestazione è stata una prestazione positiva, perché chiaramente siamo venuti, sappiamo la forza della San Giustese e soprattutto la velocità davanti, abbiamo cercato, insomma, di fare una partita di non lasciare spazi, e la prima mezz'ora fino al gol abbiamo avuto, non dico occasioni limpide, ma 2 o 3 situazioni noi con Dercole e Rivi per far gol, e la San Giustese sinceramente non ha mai tirato in porta. Poi la prima azione, ripeto, è una squadra che crea molto, e la prima vera azione, insomma, nemmeno un'occasione da gol, un cross dove, insomma, c'è stato adesso lo vorrei rivedere, insomma, una palla deviata da Giovagnoli, un po' scivolato, e abbiamo preso gol. Però Bottaluccio, il portiere nostro, non ha fatto una parata, torno a dire, contro una squadra che crea sempre molto ed è molto pericolosa. Quindi da parte nostra la prestazione è stata positiva. Oggi ho poco da rimproverare alla squadra, perché secondo me abbiamo fatto una prestazione buona, concedendo poco considerato l'avversario, e comunque sia creando anche diverse situazioni per far gol. Quindi nulla da dire sulla prestazione della squadra. In che modo questo Castelfidardo può venire fuori da questa situazione? Si viene fuori solo magari continuando a lavorare, perché comunque sia, anche oggi ho visto una squadra in crescita, e dobbiamo far girare la ruota. E il minimo, veramente, anche oggi ripeto, proprio nemmeno un'occasione da gol. Oggi un cross e abbiamo preso gol. Quindi concedere meno di così diventa anche difficile, perché fino a quel momento, insomma, ripeto, abbiamo fatto una partita chiaramente lasciando il possesso palla alla San Giustese, perché è una squadra molto abile, lo sapevamo, ma limitando la pericolosità al minimo. E quindi far meglio di così, ripeto, anche a livello difensivo è difficile. E oggi, ripeto, su un cross abbiamo lasciato, insomma, una palla dentro l'aria e abbiamo preso gol. Quindi bisogna solo lavorare e aspettare, insomma, che gli episodi girino un po' dalla nostra, perché in questo momento, ripeto, nemmeno un'occasione, la minima situazione prende un gol. Ancora messaggi. Qualcuno dovrebbe chiedere scusa a Stanco, sta tenendo la Samb a galla. Francesco è un grande professionista e un ottimo giocatore. Questa Samb ha 7-8 buoni giocatori, il resto è nulla. L'unico sonoro giusto fatto da Fedele è stato quello del direttore sportivo Lamazza, che ha allestito una mezza squadra sbagliando tutti i giovani. Beh, anche lì c'è stata una grossa epurazione. Tra poco vedremo il servizio su Sant'Arcangelo Cesena. Francamente pensavo che ci fosse più equilibrio, invece la formazione bianconera ha vinto nettamente 4-0. La domanda, direttore, è inevitabile, no? Noi diciamo spesso che questo Cesena non ha, almeno a mio avviso, le potenzialità per ammazzare questo campionato. Qual è il suo pensiero a tal proposito? Visto che voi l'avete battuto, tra l'altro. Cesena è una buonissima squadra, solo che loro, per blasone, per storia, pensano di vincere così facile, perché io leggo anche i siti del Cesena, no? Per loro è un campionato che lo dovrebbero stravincere, però secondo me non è così, perché è un campionato difficile e non è sicuramente l'ammazza campionato, come dicono,
per vincere deve sudare, perché questo è un campionato difficilissimo. Se poi loro pensano di vincerlo facilmente, secondo me non è così. Quale impressione ha avuto dalla partita che ha giocato a Matelica? Ho avuto l'impressione di una squadra che davanti sono forti, perché Alessandro, Ricciardo, Tortori sono giocatori importanti per questa categoria, un po' compassata in mezzo al campo, una squadra solida, però per vincere, per stravincerlo questo campionato ci vuole altro, secondo me. Le chiedo una cosa, direttore, al di là del Cesena, no, e mi auguro anche del Materica, quali sono le formazioni che a suo avviso fino al termine potrebbero stare in vertice del campionato, sempre con la premessa, come lei diceva, ci sono 93 punti a disposizione, quindi ci saranno tante sorprese da togliercene la voglia. Sicuramente la San Giustizia sta facendo bene, Recanatese, la Vassese, io ci metto il Francavilla, la scelta è ampia. È ampia, ci sono almeno una decina di squadre che possono lottare per i vertici, secondo me. E andiamo a vedere il filmato appunto su Sant'Arcangelo Cesena, solita grandissima cornice di pubblico, forse il piccolo stadio di Sant'Arcangelo mai ha visto un pubblico così numeroso, anche negli anni della Serie C, perché poi Sant'Arcangelo non ha mai avuto un grande pubblico. E vediamo anche gli exploit di Ricciardo con un gol davvero molto molto spettacolare, quello del 3-0, vediamo. Storie di ex, dolci ricordi, incroci pericolosi sulla Via Emilia in un sabato speciale con vista sul primo posto, in una parola sola, derby. Un buon pomeriggio da Sant'Arcangelo, stadio Valentino Mazzola, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. 13 punti, percorso netto in casa e andamento altalenato in trasferta. L'anticipo della settima giornata di campionato mette di fronte due squadre allo specchio, precipitate in D dopo l'estate più difficile e anche più lunga della loro storia. Lo scambio, Peroni, lato corto dell'area di rigore. Ancora Peroni, il cross basso, attenzione, 5 si gira! Che brivido per il Cesena, vicinissimo il Sant'Arcangelo al vantaggio. Gran destro di 5 al decimo minuto, rivediamo tutto. Alessandro cerca lo scambio, Ricciardo di prima intenzione, la posizione è regolare, Valeri quasi sul fondo, il cross basso, Ricciardo! 1-0! L'assist di Valeri, il piattone di Gianni Ricciardo, tutti in piedi, 1-0 Cesena! Fallo laterale invece per il Cesena, Ricciardo subito, Tortori, dentro l'area, Tortori, prova a girarsi, finta il cross con il sinistro, cerca il dribbling, Tortori, 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 il tiro e poi Ricciardo! La doppietta, l'ennesima del Cesena, grande idea con lo scooter, Loris Tortori, il piattone, ancora una volta, di Gianni Ricciardo, 33 sul cronometro, Sant'Arcangelo 0, Cesena 2, calcio d'angolo, Alessandro dentro l'area, colpo di testa, poi Ricciardo! Non è Serie D, è un gol magnifico, magnifico, Danilo Ricciardo, tutti in piedi, standing ovation, cosa abbiamo visto? Gol fantastico di Danilo Ricciardo, bicicletta da Champions League per lui. Ci alziamo in piedi tutti, anche noi, perché questo è un gol meraviglioso, davvero stratosferica, rovesciata di Gianni Ricciardo. Lo scambio con Alessandro, 1-2, fantastico, se ne va Tortori, galoppa lui, Tortori quasi al limite, Tortori cerca il destro, poi Alessandro, altruista, il cross dentro l'area, Capellini, punto esclamativo dell'ex di Nicola Capellini, straordinaria azione di rimessa del Cesena, 24 sul cronometro, passeggiata di salute firmata Nicola Capellini, 0-4. Poi arriverà anche il fischio finale del direttore di gara, 1, 2 e 3, gioco, partita, incontro, Sant'Arcangelo 0, Cesena 4, vittoria netta, perentoria, meritata, ritrovata per il Cesena che schianta il Sant'Arcangelo. E questi sono gli aggettivi utilizzati dal nostro collega di Cesena, Cesena che mercoledì dovrebbe avere un osso duro da rodere, se non altro perché è un derby a suo tempo molto sentito, quello contro il Forlì, e sarà anche quella una partita da vedere. Direttore, vedremo come spesso capita in questo girone F di Serie D, due campionati, quello pre-dicembre e quello post-natalizio? Sicuramente sarà così, perché il Cesena con le potenzialità che ha a dicembre, secondo me 4-5 pezzi importanti li prenderà. E il Matelica? Il Matelica pure. Non è vero, sto scherzando.
No, il Matelica deve vivere giornata dopo giornata, lavorare a testa bassa, poi a dicembre vediamo che cosa Ma succede. se il buon presidente annusa la possibilità comunque di lottarsela fino alla fine? E il buon presidente a dicembre farà quello che deve fare, sicuramente. Quindi una disponibilità di massima l'ha già data? No, io penso che se saremo lì il presidente sicuramente farà qualcosa. Lei è diplomatico, io cambio la domanda. No, il Matelica vince, diverte, si diverte, probabilmente è ancora da perfezionare, non ha raggiunto l'optimum. Dove bisogna perfezionarsi? No, Poi lo sinceramente chiediamo anche ad questa è una domanda Alberto. che poi vedremo a dicembre, però io sono contento dei 23 ragazzi, 24 che sono in rosa, tutti sullo stesso livello, tutti ragazzi seri e forti. Quindi poi a dicembre vediamo che succede. Può darsi pure che qualche giocatore vuole andare via perché sta giocando poco, però queste sono domande che poi valuteremo a dicembre, tutto La questo. Coppa è un obiettivo, non direi un intralcio, perché quello non lo è mai. No, è un obiettivo perché noi vogliamo andare avanti anche in Coppa e quindi è un obiettivo che noi vogliamo fare bene. Alberto, dove c'è da perfezionare ancora? Se c'è da perfezionare qualcosa? Non può rispondere. Vabbè, però io ci provo intanto. Lo Naturalmente non può so. rispondere. È responsabile del settore giovanile, Però quindi. tecnicamente è uno che la sa lunga. Sì, Alberto è bravissimo nel suo lavoro, è anche bravo Gli come lasciamo responsabile del settore giovanile, sta facendo un ottimo lavoro, però questa è una domanda che poi rispondo io a dicembre per quanto riguarda, giusto Alberto? Ma posso dire che sicuramente, visto il girone con tante squadre, dal mio punto di vista di preparatore, le preoccupazioni sono sempre legate ai tanti impegni Perché voi avete anche infrasettimanali la coppa, come se non e della bastasse. Coppa. Stavo facendo una valutazione col mister che di fatto da quando è iniziato il campionato fino a dicembre, una settimana sì, una settimana no, giocheremo tre partite. E quindi la mia preoccupazione adesso è legata soprattutto a dare la possibilità al mister di poter schierare la mia squadra, quindi mettere i ragazzi in condizione. Poi questo è un qualcosa che va di pari passo con la bravura che possiamo avere nelle scelte degli allenamenti, quindi dei lavori che proponiamo, e un pizzico di fortuna che comunque sempre c'è, quindi bisogna essere anche obiettivi e umili nel dire che non siamo solo bravi, ma anche un pizzico di fortuna, gli infortuni che possono capitare ci può aiutare oppure no. Quanto ti cambia la quotidianità del lavoro il fatto che appunto ci sono 38 partite, che c'è la Coppa, insomma, potete andare a fine stagione con un quantum di partite veramente esagerato? È chiaro che una settimana come questa che andiamo ad affrontare cambia un po' tutto, cambia dalla domenica subito dopo la partita che noi facciamo, perché comunque i ragazzi, attraverso anche la collaborazione che abbiamo con un nutrizionista, si alimentano in un certo modo per recuperare più velocemente. Poi lunedì e martedì sono allenamenti di gestione perché mercoledì si rigioca, quindi la preparazione è completamente differente. Il giovedì, il venerdì e il sabato sono altri allenamenti più o meno di gestione, perché poi la domenica si gioca, quindi la settimana tipo è quella dove si fa. Dai, siamo un po' come in Champions League per la Serie Eh D. beh, Stiamo assolutamente sì. facendo esperienza. Assolutamente sì. Intanto, comunque, molte squadre hanno scelto giustamente di anticipare al sabato. Tra queste, la Recanatese che ha battuto il Monte Giorgio per 3-1 e si inizia davvero ad intravedere l'impronta alessandriniana, diciamo così, della formazione giallorossa. Vediamo. Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City, il nuovo studio dentistico, offre la gamma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortognatodonzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Dental City, il miglior sorriso al miglior prezzo. Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama City Med, centro medico specialistico. Tanti professionisti e esperti con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e City Med a Monte Cassiano presso il nuovo centro commerciale in via Mainini 79.
Entra nel vivo il campionato e l'impronta alessandriniana della Recanatese diventa giornata dopo giornata sempre più evidente. Siamo ancora distanti dall'optimum, ci mancherebbe, però la squadra pensata e costruita in estate inizia ad assomigliare alle migliori realizzazioni ultimate in carriera dall'allenatore giallorosso. Palla a terra, dinamismo, attenzione difensiva, possesso mai fine a se stesso. Così la Recanatese ha liquidato 3-1 anche un Montegiorgio che ha provato a vendere cara la pelle, vedendosi poi mortificati i suoi sforzi nel momento migliore, ossia all'inizio della ripresa, quando ha provato a stringere i tempi ed ha beccato i raddoppi in contropiede. D'altronde i padroni di casa, laddove non ci arrivano con il collettivo, risolvono i loro problemi con le individualità. Per è stato al contempo devastante e delizioso e dalle sue spalle Borrelli ha cantato e portato la croce per 90 minuti. E quando tutti i solisti entreranno in forma saranno guai per gli avversari. Piccola pecca il gol subito al 93esimo che interrompe l'imbattibilità difensiva. Sono dettagli che comunque i giocatori ci tenevano a subirlo, però sono statistiche che ci tenevamo un po' tutti, però se prima della partita ci dicevano il risultato eravamo ben contenti di ottenere un risultato così. Non dimentichiamo che l'avversario è un avversario di qualità, perché al di là che sia Montegiorgio, però ha giocatori importanti, giocatori che hanno militato anche in B e in A, e di conseguenza non può essere una sorpresa. Però bene, bene la squadra, soprattutto i primi 20 minuti, abbiamo fatto gol, ma nelle ripartenze noi abbiamo sfruttato tantissime situazioni che ci potevano mettere in sicuro la partita. Poi sappiamo che quando il risultato non è al sicuro la partita è aperta contro squadre dal valore come può essere Montegiorgio, e il cammino fino ad oggi lo testimonia. La squadra comunque sta crescendo, è piaciuta, come hai detto tu, non ha concesso niente, questo non è un significato da poco, significa che la squadra lavora in un certo modo, non concede, non fa entrare in area gli avversari, non gli concede né tiri né conclusioni. Perciò io penso che questo sia la crescita e l'organizzazione di una squadra. Quando ci sono queste prerogative, poi si può costruire tantissime cose. Noi l'abbiamo visto anche in queste ultime partite dove abbiamo concesso poco e meritavamo di vincere. E con 10 punti dopo 7 partite si può lavorare sicuramente in maniera un po' più serena. Ma noi di punti, se guardiamo ai punti, ne meritavamo altri 4-5 in più, quelli che abbiamo meritato sul campo. Purtroppo questo non c'è, ne prendiamo atto, però intanto stiamo continuando una serie positiva e la continuità io penso che è la cosa più importante in un campionato di calcio, un campionato lungo come quello di quest'anno, impegnativo per tutte le squadre, perché secondo me non ci sono squadre materasso e ogni domenica ci sono le proprie difficoltà e bene così. Insomma, oggi siamo contenti del risultato, della prestazione, che gli attaccanti hanno fatto gol. Adesso dobbiamo già da domani pensare alla prossima, che comunque è una trasferta insidiosa, difficile. Non dimentichiamo che la Vastese è partita con ambizioni importanti in questo campionato e di conseguenza dobbiamo prepararci bene. C'è anche da considerare per la Recanatese che le cose si sono messe subito bene. Al quarto cross dalla sinistra di Borrelli, sponda di testa di Siviglia ed è un gioco da ragazzi per Pera spingere il pallone in rete. L'atteggiamento e la grinta della Recanatese sono quelli giusti. Pera fa dannare l'anima al giovane purtroppo inadeguato Vecchione e mette in area per Olivieri, il cui tiro non inquadra la porta. Passato il momentaccio, il Montegiorgio si affaccia pericolosamente nell'area locale. Al 22esimo, complice un pallone perso al limite da Olivieri, uno degli ex mariani Van Dribbling, e il suo tiro sfiora il montante. Al 26esimo ancora una grande azione di Pera che recupera il pallone, appoggia a Siviglia, ma è bravo e reattivo nella circostanza, perfetti. Il match è vivo, il baby Dodi è magistrale a murare su Sbarbati in area di rigore. Poi ancora Pera che pecca di egoismo, non servendo Siviglia, libero a destra, si allarga invece per trovare il tiro, deviato stavolta sopra la traversa. Gli ospiti provano a spingere ad inizio ripresa, protestano per un fallo di mano in area e sul proseguo dell'azione Piangiarelli esce su Sbarbati, servito da Albanesi. Al sesto però c'è la svolta definitiva, rilancio dalle retrovie, Pera vola sulla fascia e rimette in area dove Siviglia insacca senza difficoltà.
Il Monte Giorgio subisce chiaramente il colpo, doppio tentativo Lunardini-Rutians, murati entrambi dalla difesa. La Recanatese è in controllo totale dal 37esimo, arrotonda il risultato con un gol capolavoro di Pera, che sfrutta al meglio un rinvio di Dodi e piazza un pallone col contagiri sul secondo palo. Per gli almanacchi c'è anche la rete della bandiera a tempo scaduto di Regolanti, che interrompe l'imbattibilità della Recanatese ed è in fondo un premio all'impegno dei fermani, ma il risultato non fa una grinza e dopo un avvio sofferto la classifica dei leopardiani inizia ad essere decisamente più confortante. Il tecnico del Monte Giorgio, Massimo Paci, recrimina soprattutto sul gol del 2-0 subito ad inizio ripresa. Sì, effettivamente quel gol ci ha un po' bloccato, perché poi ero convinto che poi la partita sull'1-0 era aperta e per il gioco che stavamo esprimendo ero convinto che la riprendevamo. Poi certo, per subire il 2-0 è dura poi fare qualcosa contro una squadra forte. Onestamente loro sono forti, quindi va bene così, sapevamo che era difficile, ma il nostro percorso non è certo venire a vincere a Recanati, quello è indiscusso. Noi dobbiamo salvarci, siamo una neopromossa e venire in questi campi non è mai facile, quindi va bene così, continuiamo col lavoro che stiamo facendo e va bene così. Riprendiamo e subito leggiamo un messaggio da Materica per i nostri ospiti. Sara, buonasera a tutti, un saluto al direttore sportivo e al prof Virgili. Complimenti ragazzi, con tanti sacrifici e tanto lavoro durante la preparazione state ottenendo questi risultati. Grandissima vittoria con 3 babà. Complimenti al mister e a tutto lo staff. Forza Biancorossi, l'unione fa la forza, forza Materica da Khaled. E poi... i tempi bui non sono finiti, siate meno presuntuosi e più umili, Jesina. Ebbene, la Jesina ha avuto un ottimo inizio, adesso veramente un po' in fase calante, tra poco vedremo il servizio Jesina Vastese. Dicevo con il direttore Micciola, io purtroppo, visto che ho qualche capello bianco, ricordo anche Micciola, calciatore, buon attaccante, il suo AIG, il suo record di gol realizzati? No, io facevo una media di 10-11 gol all'anno. Dice niente. Non male. Chi è la migliore punta del girone tra Pera, Ricciardo, Herrera, che secondo me ha ottimi numeri? Il migliore attaccante secondo me è Leonetti. Della Vastese? Perché l'ho avuto, quindi lo conosco. Secondo me è il più forte del girone. L'ha un po' anticipato, perché tra poco vedremo Jesina Vastese, una squadra, adesso è venuto Montani al posto di Ottavio Palladini, la cui esperienza purtroppo è durata molto poco a Vasto, è una squadra destinata fatalmente a risalire. Sì, sicuramente ha giocatori importanti, ha una tifoseria importante, una piazza bella e sono convinto che con Montani, ma non, senza nulla togliere a Palladini che è un ottimo allenatore, con Montani ha fatto già un buon lavoro l'anno scorso a San Nicolò, secondo me anche quest'anno farà bene. Vediamo il prossimo turno in Serie D, perché si giocherà già mercoledì e vi dico già da adesso l'appuntamento mercoledì sera in diretta dalle 20:50, quindi inizieremo 10 minuti prima con le Marche nel pallone, sempre sul canale 11. Queste le partite, avremo Agnonese Matelica, Avezzano San Maurese, Campobasso Savignanese, Castelfidardo Francavilla, Monte Giorgio Sant'Arcangelo, Pineto Jesina, Real Giulianova San Giustese, Cesena Forlino, Taresco Isernia, Vastese Recanatese. Direttore, le insidie della partita di Agnone, una squadra che sembra in difficoltà ma che per mille motivi, lo diciamo spesso, sul suo campo è da temere. Sì, queste sono le partite più difficili, perché l'Agnonese ha anche ottimi calciatori come Falco, Ricciardi, Cassese, Yao, l'attaccante, quindi sta vivendo un momento poco felice e quindi una partita difficilissima che dobbiamo affrontare con molta motivazione, molta attenzione, perché è una partita molto dura per noi. Il match clou è Giulianova San Giustese, forse la classica gara da tripla. Sì, però io, visto che voi Giulianova l'avete, io abito a Giulianova, conosco l'ambiente, conosco la squadra, è una buona squadra, fare punti a Giulianova, poi va a finire che la San Giustese va lì e vince, però fare punti a Giulianova secondo me è difficilissimo,
perché sta tornando l'entusiasmo di un tempo, la tifoseria è attaccata al campo, quindi è un campo difficilissimo e fare risultato lì è dura. Quindi una vittoria da 6 punti davvero la vostra? La nostra è stata una grande vittoria, Giuliano. Assolutamente d'accordo. Vediamo rapidamente i risultati di eccellenza. Settima giornata, è stata sospesa per maltempo la partita Atletico Alma Marina. A Gallo di Petriano Tolentino batte Atletico 1-0, a Fossombrone vince il Fabriano Cerreto 3-0, Grottamare Urbania 2-2, ad Ascoli Piceno, San Marco Loresi batte Monticelli 2-1, a Pergola Viaggio Nazaro batte Pergolese 1-0, Porto d'Ascoli batte Porto Sant'Epidio 1-0, Porto Recanati Montefano 2-2, Sasso Ferrato Genghe Camerano 1-1, Tolentino in testa alla classifica 19 punti, Fabriano Cerreto Sasso Ferrato Genghe 14, Marina 13, Urbania Forzempronese 11, Porto Sant'Epidio 10, San Marco Lorese Grottamare 9, Porto d'Ascoli e Gallo 8, Atletico Alma e Camerano 7, Porto Recanati Viaggio Nazaro e Pergolese 6, Montefano 3, chiude il Monticelli con un punto. Un'occhiata alla promozione Girone A, non si arresta il cammino dell'Anconitana, quinta vittoria su 5. A Barbara vince la Vigor Senigallia 1-0, Cantiano Santa Veneranda 1-1, Gavice Gradara batte Villa Musone 3-1, Loreto vince l'Anconitana 3-0, a Mondolfo Osimo Stazione batte Mondolfo 2-0, Simana batte Marzocca 4-2, Villa San Martino batte Laurentino 1-0, Valfoglia batte Filottranese 2-0. Anconitana 15, FC Vigor Senigallia 11, Valfoglia 10, Gabice Gradara, Osimo Stazione, Filottranese, Cantiano e Villa San Martino 8, Osimana 7, Barbara 6, Santa Veneranda, Loreto Mondolfo 5, Marzocca 4, Laurentina 1, Villa Musone 0. Grande equilibrio invece nel girone B, vediamo perché. Atletico Azzurra Colli batte Chiesa Nuova 2-1 a Centobuchi, vince il Potenza Picena 3-1 a Camerino, HR Maceratese batte Camerino 1-0, Civitanovese batte San Giorgese 2-1, Montalto batte Montecosaro 3-1, Monturano Campiglione Aurora 3-1-1, fuori casa Atletico Ascoli batte Palmense 3-1, Val di Chienti Ponte Futura 96 1-1, in classifica Futura 96, Azzurra Colli, Val di Chienti Ponte 9, Chiesa Nuova 8, Potenza Picena, Aurora 3, Atletico Ascoli, HR Maceratese 7, Monturano Campiglione, Montalto, Montecosaro, Centobuchi 6, Camerino e Civitanovese 4, San Giorgese e Palmense chiudono con 3 punti. Grazie ad Alberto Virgili e Francesco Micciola, in bocca al lupo per il vostro campionato. Grazie a voi. Grazie Alberto. Buonasera. E andiamo avanti con i servizi, Jesina Vastese, come abbiamo detto in precedenza, con la vittoria della formazione abruzzese. Per te che sei sempre alla ricerca, per te che la felicità è sentirsi dire ti aspetto a casa. Moplan Arredamenti è per te, con i suoi 5.000 metri quadri di esposizione di cucine, living, camere, arredo bagno, centro specializzato materassi. Grandi marchi, prezzi speciali, interior designer a disposizione e servizi altamente qualificati di falegnameria interna, trasporto e montaggio. Moplan Arredamenti, Castelplanio, Ancona. Ci vediamo a casa. Doveva vincere la Jesina ed invece torna a casa ancora una volta con un cesto di rimpianti. Passa al Carotti la Vastese per 3-1, i Leoncelli vengono puniti forse ben oltre i propri demeriti. Pronti via, la Vastese si schiera con un 4-4-2, tecnico subentrato ad Ottavio Palladini e il signor Fabio Montani, che evoca brutti ricordi ai tifosi la Jesina in quanto era in panchina con il San Nicolò che batteva proprio i biancorossi nello spareggio della scorsa stagione. Panchina per Sciba e Napolano, davanti attacco affidato a Leonetti e Giampaolo. Emergenza in casa Jesina con Nonni e Bubalo ancora squalificati, Kevin Trudo e Claudio ai box. Si parte e le formazioni si studiano e giocano a centrocampo, pochi gli spunti degni di nota mentre aumenta l'intensità della pioggia. Prima occasione per la Jesina al 18°, buono lo spunto di Cameruccio sulla destra, palla bassa al centro per Pierandrei che stoppa, si gira e trova il raso terra, bella la parata di Morelli, gioco comunque fermo per un presunto fallo dell'attaccante Jesino. Ancora Jesina ed è bella la percussione con slalom di martedì, prova il tiro che però è svirgolato, la palla finisce comunque sui piedi di Ricci che tenta il diagonale forte a mezza altezza, ma Morelli c'è. La Vastese è costretta a cambiare il portiere, entra quindi Selva, Morelli colpito alla testa sarà poi accompagnato all'ospedale per accertamenti.
Al 37esimo c'è il vantaggio Jesina. Lancio dalla retrovia, Pierandrei elude il fuorigioco della difesa abruzzese, si invola verso l'area di rigore, salta il numero 12 Vastese Selva, si accentra, elude l'ultimo intervento della difesa biancorossa e scarica in rete 1-0 Jesina. Jesina che potrebbe raddoppiare 3 minuti dopo ancora con Pierandrei su calcio d'angolo di bordo, la sua inzuccata finisce sul montante superiore. Sfortunata anche in questo caso la Jesina che, come accade in questo periodo, alla prima occasione viene trafitta. È il minuto 43 del primo tempo e Giampaolo di testa beffa David raccogliendo un cross dalla sinistra. Non impeccabile il portiere Leoncello. Si va quindi all'intervallo sull'1-1. Prova la Jesina già dall'inizio della ripresa a dettare i ritmi e a provare a trovare il raddoppio. Al 19esimo c'è la girata di testa di Capone da calcio d'angolo, ma la palla finisce alta. Un minuto dopo la Jesina ha l'occasione ghiotta per andare in vantaggio. Capolavoro sulla destra di Cameruccio, che serve una palla al centro dove non arrivano Pierandrei e Iabré, ma la palla finisce sui piedi di Ricci che deve solo depositare in rete ed invece spara alto. Davvero clamoroso l'errore dell'avanti Jesino. Errore che peserà e non poco sull'economia della partita, perché 9 minuti dopo, al 29esimo, Palestini trova il gol della domenica calciando da centrocampo e trovando David impreparato. La palla con un pallonetto si infila per il 2-1 Vastese. Davvero incredibile il gol di Palestini. La Jesina cerca una reazione ma trova parecchia confusione e sembra stordita. Ne approfitta la Vastese che al 38esimo con l'ex di turno Harry Shiba trova il 3-1 andando a rubare palla a Capone e poi con calma piazza la palla che si insacca. Non esulta l'ex Harry Shiba per rispetto dei suoi ex tifosi. Finisce quindi 3-1 e un'altra sconfitta per la Jesina, probabilmente immeritata. E adesso sotto con la partita di mercoledì a Pineto e poi domenica arriva Jesi il Cesena alla ricerca di una vittoria che manca oramai da lontano 23 settembre. Buona la partita della Vastese che senza fronzoli riesce a portare a casa i 3 punti e in attesa di trovare un gioco migliore mister Montani ha trovato la ricetta giusta. Allora eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche delle Marche nel pallone, sono le 22:23 e siamo regolarmente in diretta. Questa trasmissione in questa seconda parte tratta del campionato di eccellenza, ma daremo anche un occhio ai due gironi A e B di promozione Marche e siamo talmente in diretta che vi do l'aggiornamento del posticipo di Serie A che stasera è un partitone, il derby della Madonnina, è quasi finito, mancano 3 minuti più recupero, ancora 0-0 tra Inter e Milan. Si completerà la giornata di campionato di Serie A domani sera nella sfida con la sfida tra S contro S, Sampdoria contro Sassuolo, che si giocherà domani alle 20:30. Però scendiamo da un campionato, quello di Serie A, anzi dal derby della Madonnina, uno dei derby per eccellenza del campionato di Serie A, a un campionato dove ci sono tutti i derby, ovvero il campionato di eccellenza. Sono tutti i derby non stracittadine ma straregionali, sì. Settima giornata di campionato, siamo esattamente, quasi esattamente, perché quest'anno il campionato ha 18 squadre, quindi non portano paro i conti, siamo praticamente a un quinto del torneo. Se abbiamo un segmento, un tragitto di 5 parti, ne abbiamo già fatto uno, mancano le altre 4 parti. Cosa è successo oggi nella settima giornata di eccellenza? Succede che continua la marcia del Tolentino, che batte in trasferta a Gallo di Petriano l'Atletico Gallo col Bordolo 1-0, gol di Tortelli, del numero 8, centrocampista della squadra di Mosconi. Poi dopo vedremo il servizio e questa vittoria permette di allungare in testa al Tolentino. Perché? Perché il Sassoferrato Genga non va oltre l'1-1 casalingo contro il Camerano. Sassoferrato Genga che viene arpionato in questa posizione, in seconda posizione, proprio dal Fabriano Cerreto, che torna alla vittoria 3-0 contro la Forsempronese. Forsempronese che a sua volta viene arpionata in classifica dall'Urbania, che pareggia in extremis 2-2 contro il Grottammare. Rocambolesco altro 2-2,
tra il derby della provincia di Macerata, tra Porto Recanati e Montefano, con i Viola ospiti, ovvero il Montefano che era sotto di 2-0 e che appunto recupera due gol in rimonta agli arancioni del Porto Recanati, tra l'altro con gol di Aquino al 90esimo, Aquino che si ripete per la seconda volta su calcio di punizione, bello anche questo, aiutato dal campo. Una bella cromia di colori sì, deve essere stata lì a Porto Recanati, perché tra l'arancione e il viola veramente sono colori molto belli, anche molto difficili da trovare nelle squadre di calcio. Completano il turno, anzi ce ne sono altri due di risultati importanti, una doppia vittoria esterna, la prima firma del San Marco Lorese che spugna il Monterocco di Monticelli per 2-1 e poi l'1-0 sempre in trasferta della Biagio Nazaro che espugna lo Stefanelli di Pergola. Dato il tempo da tregenda che ha sferzato tutto il territorio della nostra regione, ma soprattutto al nord, è stata sospesa all'inizio del secondo tempo la partita tra Atletico Alma e Marina, che era sul punteggio di 1-1. Nell'unico anticipo di questa settima giornata di campionato c'era il derby dei porti, era tra Porto d'Ascoli e Porto Sant'Elpidio. In realtà c'è anche, l'avete capito, c'è anche Porto Recanati, no? Però qui si giocava tra quello di Ascoli e quello di Sant'Elpidio. Ha avuto la meglio il Porto d'Ascoli per 1-0 che ha segnato all'inizio della partita. Dopo due minuti il Porto d'Ascoli è riuscito a portare in porto, scusate il gioco di parole, la vittoria, nonostante un Porto Sant'Elpidio coreaceo e secondo me anche sfortunato in queste due ultime partite di campionato. Poi vi dirò qualche statistica, il gol, non ci sono state doppiette, però è saltato anche stavolta il fattore campo, ci sono state un sacco di vittorie esterne, però quando e se il nostro regista Francesco Tanoni aprirà l'inquadratura, vedrete, riconoscerete e secondo me sicuramente apprezzerete Gianluca Fenucci, tecnico allenatore dell'Urbania, e poi sicuramente vedrete, conoscerete, credo per la prima volta, e sicuramente apprezzerete Salvatore Cusimano, centrocampista della squadra durantina di Urbania. Benvenuti, grazie di essere qui. Grazie a voi. Intanto il nostro Andrea Verdolini ci porta festeggiante, scritto su un cartello di carta, che cosa? Che ha segnato l'Inter, ha segnato Icardi, quindi Inter-Milan rigorosamente in diretta 1-0, quindi Sara non è molto contenta di ciò, forse tu Gianluca un po' di più? No, io sono un umile tifoso del Bologna. Del Bologna, ottima scelta, ottima scelta, oggi ha pareggiato. Tu Salvatore? Allora, tu sei contento? Sì, non molto. Sembra tanto dall'espressione, però va bene. Allora, come ogni volta, Urbania, ci troviamo in uno dei vertici geografici del campionato di eccellenza, perché è la squadra più a nord, forse potrebbe essere l'Atletico Alma che sta a Fano, però in realtà è la più lontana da raggiungere perché sta nell'interno. Urbania, detta in dialetto gallo-pigeno, Orbenia è a 7.000 abitanti. Era l'antica Castel Durante e poi ha preso il nome attualmente di Urbania dal nome del Papa Urbano VIII. Ci sono un sacco di cose da visitare, veramente bella, veramente vivace come cittadina, è la patria della casa della Befana e ci sono da vedere la chiesa e il convento di San Francesco, la chiesa dei morti, la chiesa di Santa Caterina, la chiesa dello Spirito Santo, il palazzo ducale, quello comunale, quello vescovile, e è una città contornata per tre lati dal fiume Metauro che arriva fino a Fano, se non erro. Ok, detto questo, abbiamo fatto anche una lezione di pseudocultura geografica, tutte le informazioni le trovate chiaramente su Wikipedia e su altri molti siti. Allora Gianluca, intanto complimenti personalmente e anche per l'Urbania, perché personalmente intanto sei il decano degli allenatori di eccellenza, sei il più anziano, ma io vorrei dire il più esperto, fai un sacco di cose nella tua vita, tra le altre cose, partendo dalla provincia di Ancona, nascondiamo dove abiti, la tua residenza, però ti fai un bel viaggetto pure tu per arrivare a Urbania, e questi sono i miei complimenti personali. I complimenti oggettivi sono per la storia dell'Urbania di quest'anno, campionato 2018-19, perché siete tra le squadre imbattute in campionato, età media quasi la più giovane, insomma, bravi, complimenti, e che altro aggiungere? Niente, aggiungi tu. Ma i complimenti personali fanno piacere, ma tralascerei tutto il resto. Hai già detto che sono il decano, per non dire gentilmente che sono il più vecchio, e già ti ringrazio abbastanza.
Penso che i complimenti vadano fatti alla squadra, all'Urbania, e questi sono graditi perché è la squadra più giovane del campionato, è la squadra secondo che... le statistiche però del nostro Giuseppe Stulzini, da Urbino, che è vicino a Urbania, lui dice che è il Monticelli, però poi... No, il Monticelli forse schiera forse. Dei giovani in più, non lo so, però l'età più giovane come media è la nostra. Va bene. Quindi adesso non so da che cosa viene fuori, ma insomma non è che adesso sia importante questa primogenitura o questo primato, certo. È importante comunque far notare che da noi in effetti ci sono tanti giovani e anche quelli meno giovani sono giovanissimi, perché Salvatore che è qua o Nicola Bozzi o altri sono 98, 97, 96. Ne giocano tantissimi. Il nostro giocatore più vecchio è, si fa per dire, stavo dicendo, che è un po' il CR7 dell'Urbania, anche perché gioca col 7, è Filippo Pagliardini, che ancora ha 29 anni. Quindi... FP7. Benissimo. E quindi i complimenti fanno piacere, è vero, non abbiamo mai perduto in questo campionato, però bisogna... anche dire che abbiamo pareggiato 5 volte, abbiamo vinto 2 volte e il dato di fatto che mi fa più piacere è che anche oggi abbiamo recuperato una partita, direi nell'ultimo quarto d'ora, e questo non è la prima volta che succede, quindi evidentemente non è un caso. Evidentemente non è un caso, infatti state con noi perché poi vi presenterò una persona molto interessante che ha a che fare col calcio, anche se in realtà proviene da studi non propriamente sportivi, però dopo è una sorpresa, ve lo farò vedere poco dopo, tra poco in sostanza. Allora, invece Salvatore, tu hai già, nonostante tu sia giovanissimo, tu già hai un'ottima esperienza lo scorso anno a Fabriano Cerreto, sempre con Gianluca, però in Serie D. Quest'anno a Urbania, come ti stai trovando in questo passaggio, questo diciamo downgrade, no? In questa piccola retrocessione di categoria, quindi immagino ti troverai anche meglio. E secondo te, com'è stata? Raccontaci oggi un po' la partita con il Grottamare. Avete recuperato dal 2-0 al 2-2, sì. Insomma, non è stata una partita molto facile, immagino. Abbiamo recuperato gli ultimi 15 minuti. E questo sicuramente ci dà morale perché ci fa capire che siamo una squadra forte, che non molla mai, siamo sempre vivi. E il passaggio dalla Serie D all'eccellenza, sì, ho seguito il mister, e la chiamata è arrivata da lui, e in eccellenza il campionato è molto più equilibrato. E le partite si decidono molto sugli episodi, sulle palle ferme, molto equilibrato. Sì, Gianluca, allora oggi avete, come già detto, pareggiato con il Grottamare. Io ho fatto un lungo riassunto della settima giornata di eccellenza. Quali sono i dati salienti secondo te, o al di là del vostro risultato con l'Urbania, con il Grottamare, scusa? Ma il Tolentino continua a vincere a Gallo non è facile, quindi direi che il Tolentino si conferma la regina di questo periodo di campionato. Il Fabriano, lo stesso che noi abbiamo incontrato e battuto domenica scorsa facendo una grandissima prestazione, vince 3-0 a Fossombrone e significa che se la batterà fino alla fine col Tolentino. Questo è il dato di fatto più eclatante. Secondo me queste due squadre hanno qualcosa in più. Mi era piaciuto molto e mi piace molto il Porto Sant'Elpidio, come gioca, i giocatori che ha, però devo essere sincero, metto Tolentino e Fabriano un gradino più su rispetto a tutti. Poi consentimi di essere felice per la prima vittoria della Biagio, perché chiaramente c'è il motivo affettivo di mio fratello, ma anche di una società storica come la Biagio. Credo che... per quanto posso avere amici anche a Pergola, credo che la vittoria della Biagio sia molto significativa, perché era una squadra che non aveva mai vinto e secondo me ha potenzialità per stare sicuramente più in alto. Sara? Qualche messaggio. Sasso Ferrato, arbitro scandaloso, da Debbie. E poi un saluto, Bomber Cusimano, Salvatore da Brix del Colle.
anche, quindi saluti personalizzati. Ma Brix, scusa, Brix del Colle, perché Salvatore, tu sei? Colle Marino. Colle Marino, quindi praticamente sei di Ancona in sostanza, sì. Colle Marino, diciamo una frazione, sì, di Ancona. Frazione di Ancona. Sara. Mister, adesso a parte diciamo, le varie esperienze avute che ha sottolineato Giuliano, quest'estate la chiamata dell'Urbania. Cosa ti ha convinto a fare tutta questa strada, ma soprattutto affrontare questa nuova avventura? Avevo anche altre proposte, mi fa piacere perché comunque l'anno scorso non è stata un'annata positiva, però anche quando ci sono esoneri uno li deve somatizzare, se fai l'allenatore sono incerti del mestiere. Mi è dispiaciuto molto perché a Fabriano avevo già allenato tanti anni fa, 2 anni molto belli, pensavo di essere tra amici e qualche volta mi dimentico che gli allenatori non hanno amici o comunque sono abbastanza soli. La chiamata dell'Urbania mi ha fatto piacere e avevo un altro paio di cose, ma quando ho parlato con Pierangelo Nanni, che è poi un po' il factotum della nostra società, mi ha convinto immediatamente il programma. Per la prima volta, a parte Salvatore, non conoscevo i giocatori. Conoscevo di nome, di fama e di esperienza Filippo Pagliardini, Renghi e pochissimi altri. E questa cosa di lavorare con ragazzi molto giovani e quindi, tra virgolette, puliti anche nella testa, abbastanza malleabili ed duttili, e di non conoscerli ma conquistato, perché poi gli allenatori spesso si portano dietro tanti giocatori o vorrebbero sempre giocatori esperti. Io sono un po' andato in controtendenza. Nanni e l'Urbania mi hanno proposto di allenare un gruppo totalmente giovane, composto da ragazzi praticamente tutti del territorio, perché quelli che vengono da più lontano vengono da Cagli, che insomma è un quarto d'ora di macchina. E quindi questa cosa mi è piaciuta molto, soprattutto il fatto che erano tanto giovani. Io cerco di metterci un pizzico d'esperienza, cerco di metterli in condizione di esprimersi al meglio, ma poi sono giovani tanto interessanti, tanto bravi, molto ricettivi. E ripeto, la scelta della società secondo me è stata giusta, è stata corretta. Pensando poi anche ad una nuova realtà, nel senso che, come dicevi, non conoscevi nessuno, una nuova sfida, cosa ti ha colpito di questa realtà di Urbania? Prima di tutto mi ha colpito l'ambiente, dicevamo anche prima con Daniele, Salvatore. Urbania è un paese di 7.000 abitanti, come ricordava Giuliano, molto, molto vivo, molto vivace, vitale. Ci sono praticamente 4-5 vie nel centro storico che però sono piene di locali, hanno anche tanti giovani, perché poi c'è una scuola di italiano, c'è una scuola di lirica, vengono molti giovani stranieri. È una città viva e vedo tanto attaccamento alla squadra, cose che magari anche in piazze più blasonate o più di centri più grandi di Serie D non ho notato. Qui tutti sanno tutto dell'Urbania Calcio, tutti si informano, lo stadio è sinceramente spesso pieno e questa cosa mi è piaciuta molto, perché respiri comunque calcio e se fai questo mestiere è una delle cose che secondo me vanno tenute in considerazione. Ecco, non so, ho allenato a Tolentino o a Civitanova o a Fermo, piazze dove, o a Iesi, piazze dove si respira calcio a ogni metro che fai per strada. A Urbania in piccolo è così, quindi è una cosa che sicuramente ti fa piacere e cerchi di dar quel qualcosa in più, perché secondo me la gente lo merita, oltre che chiaramente i dirigenti che sono stati così bravi a,
a comporre una squadra del genere, che comunque, ripeto, è giovanissima ma piena di talenti, piena di qualità. Salvatore, vedi Urbani un po' come un punto di partenza, se vogliamo, ovviamente essendo giovane avrai anche in te il desiderio, la volontà di aspirare a piazze e campionati anche più importanti. Sì, sicuramente. Quest'anno ho fatto questa scelta perché puntavo più a consolidarmi come giocatore, visto che non ero più under, non ero più fuori quota, e quest'anno punto a fare un bel campionato sperando di arrivare più in alto possibile. Non nascondo che comunque faccio questo come professione e vorrei arrivare nei professionisti, anche se è difficile, però ci metto tanto impegno e non si sa mai. Salvatore, tu volessi arrivare nei professionisti, però visto che sei di Ancona, se ti chiamasse l'Ancona a giocare, è uno dei tuoi sogni oppure no, non ti importa? Sì. L'Ancona è un sogno che ho fin da bambino, andavo sempre allo stadio e sì, sicuramente un pensierino ce lo farei, anche perché là conosco tutti, la società è una società importante, abituata a categorie superiori, e poi giocare davanti a tanta gente è sempre bello. Nel caso tu, passare dalla curva al campo sarebbe veramente bello, un sogno che forse tutti vorrebbero realizzare almeno una volta nella vita, almeno a chi piace il calcio e chi l'ha seguito. Va bene, noi andiamo avanti con i servizi, ci vediamo, servizio di eccellenza, noblesse oblige, chapeau alla capolista Tolentino, che vince in trasferta nel difficile campo di Gallo di Petriano, ovvero contro l'Atletico Gallo Corbordolo, solo di misura 1-0, però in testa il Tolentino a 19 punti, allunga e quindi vediamo il servizio, poi siamo di nuovo qua. La capolista Tolentino vince nonostante la pioggia battente e supera in trasferta l'Atletico Gallo col Bordolo grazie alla rete di Tortelli nella ripresa. A Gallo di Petriano i cremisi si presentano senza Terriaca, capocannoniere del torneo d'eccellenza finora. La prima occasione è di Belkaid, ma il suo tiro è blando e Rossi trattiene senza problemi. La risposta del Tolentino è al 14°. Tiro cross di Marco Mariani, Baccialli è attento e trattiene la sfera. Si fanno rivedere i padroni di casa col tiro di Stamboglio, ma Rossi trattiene ancora. Al 34°, occasionissima per l'Atletico Gallo col Bordolo. Su punizione dal limite dell'area, Muratori colpisce infatti la traversa. I padroni di casa si dimostrano decisi a imporsi e al 40° la conclusione di Nobili esce chiudendo il primo tempo. La pioggia fa da protagonista e nella ripresa inizia ad essere sempre più insistente. Prova a farsi sotto subito il Tolentino con Raponi, che risponde di testa a un cross, ma la sfera finisce al lato. Al 6° pericolosissimo Rossi a tu per tu col portiere e si vede ribattere la sfera. Arriva il diluvio e la partita è sospesa per 8 minuti. Proseguire nelle riprese si rivela impossibile a causa della pioggia e non disponendo l'impianto di tribuna coperta. Il Tolentino può comunque gioire al 18°, quando Tortelli, sullo sviluppo di un angolo, si avventa sulla sfera realizzando il gol vittoria. I cremisi tornano così a casa con 3 punti, mantenendo ben saldo il primato e portandosi a più 5 dalle inseguitrici. Forse una partita che nel secondo tempo poteva anche non giocarsi. Beh sì, adesso questo, il clima è stato questo, purtroppo abbiamo preso un gol su calcio da fermo, non si può dire niente ai ragazzi perché oggi hanno fatto la prestazione contro probabilmente la squadra più forte del campionato, ecco, ci sta, oggi i nostri avversari hanno dimostrato di essere veramente una gran bella squadra e noi siamo stati alla loro altezza, da qui dobbiamo ripartire per le prossime partite. Mister Mosconi, una grossa prova di carattere della sua squadra sotto un diluvio che probabilmente ha falsato quasi tutta la ripresa, però comunque il Tolentino è uscito da Gallo di Petriano con 3 punti. Sì, 3 punti importanti, prestazione importante, soprattutto l'abbiamo stancati. Il secondo tempo penso che siamo soltanto noi in campo, il gol è stato casuale, però alla fine abbiamo battuto tanti angoli, ci abbiamo avuto una superiorità territoriale. Abbiamo lavorato bene, secondo me, la partita. Per vincere questa partita ci voleva coraggio, noi ce l'abbiamo avuto, ringrazio i ragazzi che hanno fatto una partita di cuore, queste sono le partite che sono importanti per il proseguo della stagione.
l'anno buono, quindi direi. L'anno buono, noi viviamo allenamento per allenamento, partita per partita, qui è un campo difficile, secondo me contro una buona squadra, un buon allenatore, una squadra sicuramente si risolleverà, però questi per noi sono tre punti pesanti perché voluti e ottenuti con il cuore e con il coraggio. Eccoci qua di nuovo in diretta, scusate, però nel colpo di tosse, 22:45, regolarmente in diretta, è finito il derby della Madonnina, ha vinto l'Inter 1-0, gol di Mauro Icardi. Avete sentito adesso le interviste proprio fatte dal, l'avevo citato prima, dal nostro, dall'amico Giuseppe Stulzini da Urbino, che, con cui collaboriamo spesso, mi dà le statistiche, è molto bravo, molto molto bravo, adesso qualcuna ve ne leggo anche, però settima giornata del campionato di eccellenza, allora sono 19 le reti messe a segno in questa giornata, chiaramente ho tolto le due reti messe a segno nella partita tra il Marina, in quella del tra Atletico Alma e Marina, quindi sono 19 le reti messe a segno, non male. Come già detto, salta anche stavolta il fattore campo, perché su 5 vittorie 4 sono avvenute in trasferta, ha vinto in casa solamente il Porto d'Ascoli nell'unico anticipo della settima giornata di campionato, quindi si potrebbe dire, come diceva Battisti, anzi come cantava Battisti, dolcemente viaggiare. No? Classifica dei cannonieri, si è mossa poco, ha segnato solo Guido Galli del Fabriano Cerreto, che però arpiona un sacco di gente a quota 4, però comanda sempre Valerio Terriaca del Tolentino, bomber del campionato alla settima giornata di campionato, ovviamente con 6 reti. Poi a quota 4 abbiamo Tommaso Battisti della Forza Impronese, Mastroianni del Monticelli, Guido Galli del Fabriano Cerreto, Damiano dell'Atletico Alma, Suvarè del Monticelli, Garzia del Porto Recanati e Carlos Aquino del Montefano. Curiosità, il 100%, ovvero la totalità delle reti messe a segno in campionato, almeno fino adesso, dal Monticelli, è stato segnato dalla coppiata Mastroianni-Suvarè, perché il Monticelli ha segnato 8 reti. Continua il calciomercato in Serie D, giocatori svincolati, la San Marco Lorese, neopromossa in campionato, ha acquistato le prestazioni del classe 1995, portiere portierone con un sacco di trascorsi in Serie D ma anche in categorie più alte, ovvero Riccardo Marani. Lo scorso anno stava al Monticelli, per lui una lunga esperienza con le maglie di Taranto, Maceratese, Sant'Arcangelo, San Benedettese e anche Folgore Veregra. Invece l'Atletico Gallo col Bordolo, che abbiamo visto, di cui abbiamo visto adesso le immagini, è tornato Alessandro Rossi, fantasista dal capello moro, non tanto alto, però piedi buoni, molto bravo. E Alessandro Rossi mi fa venire in mente che era allenato da Pazzaglia nella Vispesero, Pazzaglia che ha dato le dimissioni al Castelfidardo, è subentrato a lui l'ex allenatore del Castelfidardo lo scorso anno, ovvero Roberto Vagnoni. Intanto in bocca al lupo a entrambi gli allenatori, perché sono bravi e hanno allenato tanto in eccellenza con ottimi risultati. Sara, ci sono dei messaggi, dicevi? Diversi messaggi, forti e belli da vedere, forza Urbana e forza Bomber Salvo, saluti da Valli ed Ettore. Poi, forza Bomber? Forza Bomber Salvo, saluti da Valli ed Ettore. Ok, Bomber poi Salvo. Ancora, poi ancora... Ah, Salvatore sarà. Certo. Grande Salva, stai diventando famoso, un saluto dal tuo amico caro Luccia. PS, sono in attesa di vedere il mio amico Dani per sentire qualche discorso interessante. Poi saluti da Borghetto, grande mister Fenuccio, eroe di Chiaravalle alla stregua della Montessori. E poi per il mister in studio, secondo lei ci sono le condizioni ad Urbania per fare la Serie D? Adesso glielo chiederemo, però adesso è aperta l'inquadratura, vedrete che abbiamo sostituito Salvatore Cusimano, che poi rientrerà in trasmissione perché deve raccontarci un sacco di altre cose, l'abbiamo sostituito con una persona di cui prima non vi ho voluto anticipare niente, ma è Daniele Cupparoni. Allora Daniele, Sera. Bene, ben trovato, benvenuto per la prima volta negli studi televisivi. Intanto scusa, che lavoro fai tu? Io sono psicologo dello sport. Psicologo dello sport. Allora, senti, sì. Se sei uno psicologo, in 448, in parole veramente semplici, di a tutti che cos'è la psicologia e come si applica la psicologia allo sport. Io, per spiegarla in modo semplice, dico sempre questo, che ad esempio come nell'ambito calcistico, come viene allenata la tecnica, la tattica e il fisico, può essere allenata la mente,
esistono capacità psicologiche, mentali che sono isolabili e migliorabili e facciamo questo. Ad esempio, quali sono queste capacità Beh, isolabili? ce ne sono tante, comunque parliamo di cose magari anche abbastanza banali, come può essere l'attenzione piuttosto che la gestione delle energie o la gestione degli stati ansiosi durante una partita, durante una prestazione. Ecco, per farvi capire, lo psicologo è quello che nell'immaginario collettivo sta seduto accanto a un lettino in cui di solito è sdraiato un paziente. Si chiamano pazienti o utenti chi va dallo psicologo? Ma guarda, dipende da che tipo di psicologo si va. Comunque di solito pazienti, qualcuno li chiama clienti. Però questa Anche immagine che clienti. fornisci, sì, mi dai un assist Sì. interessante Beh, parliamo di perché calcio, ovviamente. sì, l'immagine dello psicologo dietro al lettino è qualcosa di diametralmente opposto a quello che faccio tutti i giorni a Urbania, in questo caso, perché io sto in campo con i ragazzi insieme al mister e a tutto lo staff e facciamo un lavoro sul campo. Ma giochi anche con loro, facci A capire. volte capita. Sì, e poi cosa succede? Cioè, magari annoti delle cose in un Guarda, brogliaccio. le cose generalmente le annoto dentro la mia testa e poi. Però ecco, praticamente annoti delle cose che tu vedi nella squadra, nei giocatori, magari qualche giocatore distratto, poco concentrato, poco motivato. Ecco, cosa fai? Lo chiami da parte e gli fai una seduta psicologica? Cosa gli No, fai? tendenzialmente questo non accade perché cerchiamo di ottimizzare quello che è l'economia degli allenamenti. Quindi è importante non interrompere un allenamento. In altri momenti lavoro individualmente con i ragazzi, in qualche momento lavoro con tutti i ragazzi insieme. È un qualcosa di molto dinamico, molto mai uguale a se stesso. Senti, io magari nell'immagine che ho è chiaramente molto importante lo psicologo, secondo me, in tutte le età, ovviamente, sia da bambini, sia anche nell'età senile, diciamo, no? C'è sempre tempo non è mai troppo tardi per imparare cose nuove, credo soprattutto di se stessi quando si parla di psicologia, però lo vedo molto focalizzato, molto a puntino, il ruolo dello psicologo, soprattutto con i giovani, o Sì. no? Ho una mia Sì, idea. è una cosa molto giusta. Tra l'altro colgo l'occasione per parlare anche del fatto che ad Urbania mi occupo anche della juniores e degli allievi. Questo è possibile grazie alla lungimiranza e all'impegno di Pierangelo Nanni, il nostro direttore generale, che insomma gestisce in un modo egregio questa società e ha pensato bene di strutturare insieme questo progetto che parte dai ragazzi del 2003 fino ad arrivare a quelli della prima squadra. Allora, intanto Gianluca, intanto grazie per averci portato qua in studio non un calciatore, ma un collaboratore della tua squadra che coadiuva, aiuta nell'ottenere maggiori prestazioni, migliori prestazioni. L'avete ottenuto i migliori prestazioni, secondo te, grazie allo psicologo dello sport? Certamente sì, io ho girato tanto da allenatore, da giocatore, non mi era mai capitato di collaborare con una persona, con un professionista, con uno specialista in questo ambito e devo dire che con Daniele ci siamo trovati subito a menadito, subito bene. Credo che i risultati si siano già visti, come in tutti gli aspetti, sono anche risultati che poi secondo me si vedranno nel medio-lungo periodo, però come già diceva lui, secondo me anche il fatto di aver recuperato così tante partite nell'ultimo periodo di tempo delle partite stesse, vedere dei ragazzi così motivati, così anche concentrati su quello che fanno, così vogliosi di migliorare negli allenamenti, certamente un merito suo c'è e la sua mano si nota. Quindi non sono mai stato scettico perché io per natura sono aperto alle novità, chiamiamole così. Poi ho fatto un po' conto rispetto a quello che diceva anche lui. Se si può allenare e si deve allenare
l'aspetto atletico, fisico, l'aspetto tecnico, tattico, eccetera, non vedo perché non si possa migliorare anche in alcune caratteristiche che riguardano la mente. Daniele, l'allenatore Gianluca parlava di mente, no? A me viene in mente quel detto latino, mens sana in corpore sano, cosa c'è di vero, soprattutto riferito alla tua, al tuo piano di studio, alla tua cultura? Beh, c'è di vero il fatto che a volte mi fanno questa domanda, quanto incide la prestazione mentale nel gioco di un calciatore o di una squadra? Io non do una percentuale perché in realtà, a mio avviso, è un insieme della prestazione fisica, quindi del corpo, delle conoscenze tecniche, delle capacità tecniche, appunto della mente che collega il tutto. Quindi sono tre cose inscindibili, a mio avviso. Quindi sì, magari qualcuno si starà chiedendo a casa, ma lo psicologo dello sport è anche un mental trainer o ci sono differenze? Giusto per fare dei chiarimenti, per porre dei... Allora, sì, esistono delle differenze, principalmente riguardano il percorso di studi che viene fatto, perché per quanto riguarda me, io sono uno psicologo clinico di base, iscritto a un albo professionale, che successivamente si è specializzato in psicologia dello sport. Questo garantisce, detto banalmente, quando lavoriamo con la mente, con la testa delle persone, andiamo su meccanismi molto delicati. Quindi, a mio avviso, non è sufficiente avere qualche conoscenza su come motivare una persona per poter avere tutto sotto controllo in ogni situazione che si può presentare. Gianluca, io penso che siete un po' all'avanguardia, no? A Urbania su questo campo, perché credo che siate l'unica squadra delle 18 che ci sono quest'anno nel campionato di eccellenza ad avere lo psicologo, ma anche all'avanguardia, credo, rispetto a molte società di Serie D in cui questa figura non è presente. Ma sì, io credo che si tralasci un po' questo aspetto. Invece quest'anno, come diceva Daniele, grazie a Pierangelo Nanni che ha avuto questa intuizione, io penso che hai detto bene, siamo all'avanguardia e io sono particolarmente felice che proprio una piccola realtà come Urbania, dove però il calcio è tenuto in considerazione, c'è tanta gente che si dedica a noi per tutto il giorno, proprio da questa realtà venga un contributo che magari sarà seguito anche da altre squadre, da altre società. Io ripeto, trovo molti aspetti positivi e trovo molti traguardi già raggiunti, poi il tempo sarà galantuomo, parlerà, ma io sono già convinto che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Allora, prima intanto hai detto giustamente che a Urbania il calcio è vissuto abbastanza visceralmente, infatti quelle due volte in croce che io sono andato a Urbania per una partita, lo stadio era abbastanza pieno, quindi è vero, c'è un sacco di gente a Urbania che va a vedere la partita, però ritornando alla domanda che aveva fatto il telespettatore, ci sono le condizioni a Urbania per fare la Serie D? Punto di domanda. Guarda, io appena sono arrivato a Urbania l'ho vista un po', ho allenato 2 anni a Monte Giorgio e l'ho vista un po' come quella realtà lì. È vero che a Urbania c'è un po' più, diciamo, radicamento sulla squadra e ci sono più, tra virgolette, impianti, più strutture. E quindi l'Urbania può far tutto, è chiaro che ci deve arrivare in questo modo qua. Può arrivarci, ma può arrivarci come con la strada che ha intrapreso la società. Non deve assolutamente, e non lo farà, copiare altre realtà, non può pensare di attingere a chissà quale mercato di ex professionisti, eccetera. Deve continuare come stanno facendo molto bene, anche grazie ai dirigenti del settore giovanile, ai tecnici del settore giovanile, a curare i loro giovani, perché lo fanno benissimo e perché in squadra ce ne sono tanti. Cito un prodotto importante che è uscito da Urbania, che adesso gioca in Serie A col Sassuolo, Sensi,
È un ragazzo che fino a pochi anni fa era Urbania ed è di lì. Questo significa che le possibilità ci sono. È chiaro che bisogna comunque, ci si può arrivare, ma ci si può arrivare con questi ragazzi qui, lavorando nel tempo. Ripeto, io credo che a Montegiorgio un piccolo contributo l'abbia dato. Hanno raccolto alcuni frutti, non solo per merito mio, chiaramente, però penso che la strada debba essere quella dei giovani e quella dei giovani del territorio. Sara. Sì, mister. Andando al sodo, obiettivo? Ma l'obiettivo è vivere alla giornata, cioè se lo dice Mosconi che ha uno squadrone, io lo dico e lo penso. L'Urbania ha fatto già tanto, l'ho detto anche nella presentazione di agosto, di luglio, insomma, quando già fai giocare tutti i ragazzi del territorio hai già ottenuto un obiettivo. È chiaro che dopo dentro di noi ci piace sognare il calcio, lo sport, lo dico sempre, è fatto per sognare in grande, uno non si deve accontentare, però il nostro futuro ce lo costruiamo giorno per giorno, domenica dopo domenica. Se avessimo perso a Fabriano, se avessimo perso oggi, nessuno parlerebbe dell'Urbania. E quindi solo con i risultati, solo con l'impegno, solo con la dedizione, possiamo ambire a qualcosa. Ripeto, per me allenare questi ragazzi è veramente bellissimo e come dicevamo, nonostante i tanti chilometri, io vado all'allenamento con molta serenità e con molto piacere. Guido un po' di più rispetto ad altri anni, guido la macchina un po' di più, però è un piacere arrivare al campo e anche se facciamo allenamento la sera e non ero abituato neanche a quegli orari lì, però A lo che ora vi allenate? faccio. No, ci alleniamo alle 6:30 perché è giusto, perché se è un quarto, 6:30, abbiamo tanti ragazzi, anche giovani, che lavorano e bisogna rispettare questa cosa. Per esempio, noi al sabato ci alleniamo alle 2 perché è giusto che non si perda la scuola, che i giovanissimi non perdano la scuola. Non è che non credo sia giusto far perdere 30 sabati all'anno di scuola o 20 sabati all'anno di scuola a studenti. E anche questa è una piccola cosa che mi va di dare merito a Pierangelo, Nanni, alla società. Non tutti sono sensibili a questo. Noi spesso in eccellenza, in Serie D, parliamo un po' troppo di professionismo. Il professionismo, la professionalità si dimostra sul campo, non si ha uno status da professionisti solo perché ti alleni 5 volte o 6 volte alla settimana o fai allenamenti doppi. Non è quello che significa essere professionisti, almeno secondo me. E questa è un'altra delle cose di cui vado orgoglioso e che Urbania sicuramente è precursore in questo senso, insomma. Un messaggio, Tortelli troppo forte, forza Tole. Tortelli troppo forte, sì, numero 8 del Tolentino. Senti, Daniele, per chiudere questa parte di programma, allora, fammi uno slogan della tua professione. Perché è importante, lo psicologo dello sport, nello sport e nel calcio? Ma è importante, se ti devo fare uno slogan. No, non mi viene in mente uno slogan. Dico che è importante semplicemente perché ormai è chiaro che è anche un'evidenza scientifica quanto l'impatto della mente sia fondamentale sulle performance degli sportivi. Quindi penso sia il caso di iniziare a curarlo con una certa sistematicità, anche perché all'estero sono più avanti di noi di qualche decennio rispetto a questo, quindi. Senti, anche perché, proprio brevemente, anche perché ultimamente anche la società si è molto evoluta, no? Siamo passati da rapporti faccia a faccia a dei rapporti molto più virtualizzati e ciò credo che introduca delle sostanziali anche problematiche, no? Anche una società un po' più disgregata, un po' più liquida, no? Come diceva il sociologo polacco. Quindi c'è Bauman, esatto. Quindi c'è bisogno, no? Di una figura come la tua. Sì, ritengo che anche per questo aspetto che sottolinei ci sia un estremo bisogno, soprattutto per le generazioni future.
Va bene, allora andiamo avanti con il servizio. Occasione sciupata per il Porto Recanati, era 2-0 in vantaggio in casa al Monaldi contro il Montefano. Il Montefano invece ci ha creduto sempre alla fine e alla fine ha pareggiato, sempre grazie ad Aquino, sempre su calcio di punizione. È finita 2-2, vediamo il servizio e poi siamo di nuovo qua. Al Vincenzo Monaldi di Porto Recanati va in scena il derby tra Porto Recanati e Montefano, momento delicato per le due squadre. Il Porto Recanati, dopo il pirotecnico 4-3 all'esordio sul Monticelli, ha registrato una serie negativa di 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Montefano langue invece al penultimo posto in classifica con 2 punti, frutto di altrettanti pareggi con Porto d'Ascoli e Forza Impronese. I viola di mister Lattanzi stanno certamente pagando lo scotto del noviziato nella categoria. Si gioca in un pomeriggio invernale con vento forte e pioggia incessante. Il manto erboso del Monaldi viene sottoposto a forti sollecitazioni. Classica difesa 3 per Postanzini con Petruzzelli perno centrale ai lati, Stefano Cento e Davide Gasparini, Pablo Garzia davanti alla difesa, Leonardi e Patrignani esterni di centrocampo con Mercuri e capitan Emanuele Gasperini in mezzo al campo, Martin Garzia e Pennacchioni di punta. Un 3-1-4-2 puramente indicativo, considerando la libertà di movimento e i continui interscambi di posizione che contraddistinguono il modello di gioco di mister Postanzini. 4-5-1 prudente per il Montefano con Palmucci in avanti e Latini che parte esterno alto a destra. Dirige Santoro di Pesaro, neanche il tempo di attivare il cronometro e arriva il vantaggio degli arancioni di casa. Dopo 50 secondi il Montefano si fa sorprendere a linea schierata. Capitan Gasparini si libera per linea interna e fa proseguire Martin Garzia. Il portiere ospite Pedol si salva sulla prima conclusione, si fionda sulla respinta Pennacchioni che ribadisce nella porta sguarnita. Vantaggio lampo del Porto Recanati, il Montefano abbozza una reazione con una punizione larga di Maruzzella al terzo, ma in avvio la superiorità dei padroni di casa è lampante, con una disarmante sicurezza nella circolazione di palla e una feroce aggressività sui portatori di palla del Montefano. Al sesto tentativo di Stefano Cento dalla grande distanza, Pedol se la cava. Il Montefano prova a replicare al 22esimo, sinistro sul primo palo di Palmucci, respinto da Santarelli. Sull'angolo susseguente, pallone velenoso a centro area, ma nessun giocatore in maglia viola riesce a correggere verso la porta. Nella seconda parte della frazione il Porto Recanati cerca di gestire il possesso palla per poi produrre veloci e repentine accelerazioni sugli esterni. Al 43esimo Garzia dalla destra mette un pallone delizioso per capitan Gasparini che finisce a terra in penale. Il Monaldi grida al calcio di rigore ma l'arbitro Santoro assegna fallo al Montefano e ammonisce per proteste il giocatore del Porto Recanati. Squadre al riposo sull'1-0. Lattanzi rischia il tutto per tutto nei primi minuti di ripresa, spazio a Bonacci e Aquino, seppur non al meglio della condizione per aumentare il peso offensivo. Il Porto Recanati non perde comunque il controllo del match. All'11esimo splendida trama corale degli arancioni che si conclude con il mancino di Mercuri di poco oltre la traversa. Paroni di casa pericolosi anche con la palla lunga da attaccare la linea difensiva del Montefano. Al 13esimo Pennacchioni si infila tra 3 difensori ospiti e punta la porta. Conclusione direttamente su Pedol in uscita. 2-0 divorato dal numero 11 arancione. Al 16esimo ancora pericoloso Martin Garzia a caccia della soddisfazione personale che arriverà 5 minuti più tardi. Punizione all'apparenza innocua di Davide Gasparini. La parabola arcuata e il forte vento mettono in difficoltà Pedol che perde il controllo della sfera. Arriva di rapina proprio Martin Garzia che infila il 2-0 del Porto Recanati. Proteste del Montefano per una presunta carica ai danni del portiere ma l'arbitro convalida la segnatura. Al 29esimo è Pablo Garzia a sfiorare il 3-0 con un inserimento volante e palla di poco fuori da distanza ravvicinata. La squadra di Postanzini sembra dominare la scena e invece il Montefano torna sotto alla mezz'ora. Su un angolo dalla destra tutti vanno ad attaccare l'area piccola. Pigini è bravo a staccarsi dal mucchio e a colpire in torsione per il gol che riaccende le speranze viola. La partita cambia scenario, campo sempre più appesantito dalla pioggia, squadre molto provate. Il Montefano indirizza la partita sul piano dell'agonismo e della fisicità. Il Porto Recanati vacilla pur senza subire particolari minacce. Al 45esimo lo slalom di Bonacci sulla tre quarti porta in dote un prezioso calcio di punizione. Va con il destro Aquino che perfora l'incerto Santarelli, tradito anche da un rimbalzo fasullo. È il gol del definitivo 2-2 che premia la caparbietà del Montefano e punisce la scarsa concretezza del Porto Recanati, magari bello e spettacolare in avanti, ma ancora una volta castigato dalle disattenzioni difensive che tolgono punti preziosi per abbandonare i bassi fondi della classifica. Nella dopogara la soddisfazione di mister Lattanzi, mentre il DS del Porto Recanati Maurizio Gagliardini mastica amaro.
Maurizio Gagliardini, 75 minuti gestiti molto bene dal Porto Recanati con risultati e anche un bel gioco, poi nell'ultimo quarto d'ora cosa è accaduto? Secondo me è il ripetersi degli errori che dall'inizio dell'anno, della stagione commettiamo, perché a livello di gioco non è cambiato nulla anche nell'ultimo quarto d'ora, è che abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo dove l'avversario ha colpito la palla quasi raso terra, sono mezzo metro d'altezza. E lì abbiamo perso qualche certezza, e poi è ovvio che su questo campo le palle da fermo, come abbiamo preso il secondo gol, possono essere determinanti, però secondo me non dovevamo prendere il primo gol, dobbiamo continuare a stare attenti su queste occasioni dove noi purtroppo ripetiamo sempre gli stessi errori, ripeto, calcio d'angolo e punizioni. Sul secondo gol magari potevamo far meglio anche lì, non commettere fallo fuori area, stare un po' attenti, però è normale che con questo campo poi ogni palla che rimbalza per terra può essere pericolosa per il portiere. Però ecco, ripeto, 75 minuti giocati in quel modo, 2-0 e tornare a casa con un punto secondo me è un peccato, ma possiamo solo recriminare sui nostri errori. Quindi dobbiamo lavorare cercando di eliminare questo tipo di errori che purtroppo si stanno ripetendo in modo costante e pericoloso. Mister Lattanzi, un bel sorriso per lei, un pareggio strappato con grande caparbietà dai suoi su un campo pesantissimo, un risultato sempre più difficile con il passare dei minuti. Assolutamente sì, perché oggi è stata una partita davvero giocata con tanto cuore da ragazzi, eravamo partiti male perché abbiamo preso un gol così su una nostra indecisione, una buona giocata loro ma sicuramente su una nostra indecisione. Poi secondo tempo abbiamo cercato di aggiustarci un po', cambiare qualcosina e nel nostro momento migliore poi abbiamo preso il secondo gol su forse un'indecisione del portiere, ma credo anche che sia stato forse un fallo su di lui, quindi che va un po' a giustificarlo. Quindi sul nostro momento migliore siamo andati sul 2-0, in questo momento di classifica così precaria poteva essere un colpo del KO per chiunque, invece i ragazzi hanno reagito, ci hanno creduto, hanno provato a fare tutto quello che potevano e siamo riusciti a ottenere un pareggio per noi determinante sul piano insomma anche morale. Poi oggi cioè dire che avevamo tantissime assenze perché abbiamo fatto una settimana dove non ci siamo mai potuti allenare insieme e soprattutto abbiamo recuperato dei giocatori solo all'ultimo secondo e tanti altri ne avevamo fuori, da Gigli, da Aquino che è entrato ma non aveva sicuramente la partita sulle gambe, da Bonacci che non giocava dalla finale dell'anno scorso e che ha ancora dei problemi, insomma tante difficoltà che però abbiamo cercato di sopperire a tutte queste difficoltà con tanto impegno, con tanto cuore. I ragazzi credo che oggi gli ho chiesto appunto di fare una partita meno tattica forse ma con tanto più agonismo e ci sono riusciti secondo me. Allora, abbiamo ancora un servizio dei tabellini da proporvi, prima però un'errata corrige, Sara. Perché Martin Garcia ha realizzato 5 gol e non 4 come abbiamo detto precedentemente. Ovviamente Terriaco invece resta il capocannoniere dell'eccellenza con 6 reti realizzate. Senti Gianluca, approfitto di te velocissimamente, anche vista l'ora, da appassionato e conoscente del calcio marchigiano. Se ti dico Fermana, Matelica e San Giustese, qual è stata secondo te la più bella, grande sorpresa di questo inizio di stagione? Oppure puoi fare anche altri nomi se vuoi. Ma no. Sicuramente hai detto tutto, sono tre realtà eccellenti. Mi fa piacere per la San Giustese perché l'allena un amico come Stefano Senigalliese, c'è il direttore sportivo Alessandro Cossu che è nuovo, ma sono particolarmente felice per lui perché è un uomo di calcio molto competente e anche molto modesto e umile. Per il resto affermo, ci ho lasciato comunque un pezzetto di cuore perché se passi per Fermo non puoi non farti ammaliare da quanto amore c'è verso la squadra. E Matelica è una realtà ormai consolidata, manca solo la ciliegina sulla torta che non sarà facilissima perché poi quest'anno c'è anche il Cesena, però io penso che, come avevo già detto in tempi anche non recentissimi, a Canil vadano fatti solo applausi e la realtà di Matelica è veramente eccellente perché insomma è comunque
un paese non grandissimo che ormai stabilmente fa la Serie D da protagonista. Senti, ma se tu fossi l'allenatore del Materica, quanto ti girerebbero le scatole per il fatto che c'è il Cesena? Vabbè, intanto cercherei di mettergli qualche sassolino sulla strada, almeno, e l'hanno già fatto, insomma. Certo, sono campionati che non dico che sono falsati, perché non sono falsati, perché ci mancherebbe, però fai una squadra, c'hai una buonissima squadra e poi alla fine ti mettono il Cesena, come in qualche altro girone ti mettono il Bari, è Ti girano normale le che un scatole. po' girano le scatole sicuramente. Direi, torniamo all'eccellenza con il servizio dei nostri colleghi di Piceno Time e Marco Amabili su Monticelli, San Marco Lorese. Vediamo. Monticelli e San Marco Lorese Servigliano si sfidano sul sintetico del comunale Monterocco di Ascoli Piceno nel contesto della settima giornata d'andata del campionato di eccellenza Marche. In avvio gli ospiti con questo corner dalla destra da parte di Gabaldi. Il pallone arriva fuori per il destro secco da parte di Renzi, blocca a terra. Caprioti, estremo difensore del Monticelli, classe 2002, giovanissimo. Sulla sinistra c'è Censori, sempre gli ospiti. Palombizio, assist basso, la presa non è sicura da parte di Caprioti, poi la zampata sotto misura di Gabaldi, si salva però l'estremo difensore Ascolano. Sul fronte opposto, punizione dalla destra, ma nessun attaccante del Monticelli riesce nella deviazione vincente in area piccola. Torna in avanti la San Marco Lorese, sempre sulla destra con Gabaldi, uno dei migliori in campo. Il cross da parte di Bruni, l'uscita pessima di Capriotti, il tocco con l'interno destro di Censori. Si salva la retroguardia di mister Zaini. Un po' in affanno nei minuti finali di questa prima frazione, poi spazza via con decisione Mecchetti. Sempre San Marco Lorese, sempre sulla sinistra, c'è questo colpo di testa di Censori, si infila! Gabaldi, destro che sfiora il palo. Ancora non va qualcosa nei meccanismi difensivi del Monticelli. Minuto 31, cross di Gabaldi, va su Aquino e di testa batte Capriotti, il vantaggio degli ospiti. A segno il difensore centrale, molto esperto, classe 83. Ora il Monticelli deve reagire, qui ci prova Evans, Izzi e B. Il suo destro da fuori però non c'entra, lo specchio della porta. Ancora Monticelli sulla corsia mancina, ci prova con questa girata spettacolare Mastroianni, si salva Marani, portiere ex di turno. E nulla di fatto. Nelle fasi finali della prima frazione, ancora in avanti gli ospiti. Lo schema, Gabaldi per Bruni, assist basso, la zampata di un altro ex, Giorgio Galli, 2-0 San Marco Lorese, fa festa. L'attaccante classe 80 che ha vissuto stagioni importanti con la maglia del Monticelli. In chiusura di primo tempo, ancora una ripartenza veloce da parte della San Marco Lorese. Gabaldi, il suo rasoterra mancino, termina out. Si passa al secondo tempo con il Monticelli che è chiamato a recuperare due reti. Vallorani nel corridoio centrale, prova l'iniziativa personale, ancora lui. Lo scarico e poi l'assist basso pulisce l'area Aquino e nulla di fatto, si salva la difesa della San Marco Lorese. Evans, anche lui nel corridoio centrale, pallone sul sinistro, il tocco per Del Giglio, cross morbido, libera ancora una volta la squadra di mister Peppino Amaddio. Poi Vallorani prova a fare ancora una volta tutto da solo, l'imbucata per Evans, uscita bassa sicura da parte di Marani. Il piazzato di Manca, il colpo di testa di Alifi, si salva Marani, poi in rovesciata Mastroianni, ancora una volta dice no, il numero uno della squadra di Servigliano. Entra anche Gesù, qui si fa vedere sulla destra, poi al tiro va il numero 4, sale Marani, è una sicurezza tra i pali. Calcio piazzato per i padroni di casa, ci prova col mancino Evans, Izzi e B. La sua conclusione è interessante, ma Marani ancora una volta riesce a salvarsi in calcio d'angolo. Ancora Monticelli a premere. Col sinistro, stavolta ci prova Del Giglio, ma per l'ennesima volta Marani è sicurissimo e basta la saracinesca. Siamo ai minuti finali. La pressione del Monticelli. Questo cross da parte di Del Giglio, sfortunata autorete da parte di Ionni e accorcia le distanze la squadra di mister Zaini.
ma non c'è più tempo e il Monticelli deve archiviare la sesta sconfitta in campionato. E noi concludiamo con la panoramica della prima categoria, partiamo dai risultati del girone A, una partita in realtà è stata rinviata per maltempo, quella di Piobbico tra i padroni di casa ed il Marotta. Vediamo comunque il quadro dei risultati: Avis Montecalvo e Tavernelli 0-0, Cagliese batterà il Metauro 2-0, a Corinaldo vince il Pesaro Calcio 3-2, ad Acqualagna Fermignanese batte Falco 1-0, a Lunano vince l'Urbino 2-0, a Monte Maggiore al Metauro vince la Mercatellese 3-2, Santa Cecilia batte Sant'Orso 3-1, ha riposato il Case Porta Azzurra, Urbino e Sant'Orso sono in testa con 10 punti. E andiamo al girone B, vediamo i risultati: Borghetto e Monserra 0-0, Castelfrettese batte Cupramontano 1-0, Castellonese e Borgominona 0-0, Chiaravalle batte Staffur 1-0, Le Torri batte San Biagio 3-1, Amoie e Sampolese batte Moie Vallesina 2-0, Montemarciano batte Portuale Ancona 2-0, Vigor Castelfidardo batte Avis Arcevi 1-0, ha riposato il Falconara, la Sampolese una matricola in testa con 13 punti, Monserra 11, poi ci sono 4 squadre a seguire ad 8 punti. Andiamo al girone C, a Casette Verdine, il Pidenze Cascinare batte Casette Verdini 2-1, Cluentina batte Monte Milone Pollenza 1-0, a Matelica Monte e Torre batte Fabiani 3-1, a Muccia vince il Fiuminata 2-0, Passatempese batte Urbi Salvi 1-0, Pinturetta batte Porto Potenza 1-0, a Pioraco vince il Corridone 1-0, Trodica batte Monte Luponese 3-0, ha riposato la Vigor Monte Cosaro, Trodica 13, Passatempese 12, Corridone a 10 punti. Chiudiamo con il girone D, a FC Fermo batte Azzurra Mariner 2-1, a Castignano vince il Monsan Pietro Morico per 4-1, a Cupra Marittima vince la Monterubianese 3-1, ad Ascoli Centobuchi batte GRVS 4-0, Fida batte Piane di Montegiorgio 2-0, Real Virtus Pagliare Amandola 1-1, a Fermo Rapagnano Santa Caterina 2-1, a Folignano Grottese batte Sporting 2-1, ha riposato il Villa Sant'Antonio, Grottese 12, Real Virtus Pagliare ed Offida 10 punti. Siamo in conclusione, vi ricordo che questa trasmissione va in onda in replica a mezzogiorno e mezzanotte sul canale 111 alle 20.30 sul canale 675, ovviamente parliamo di lunedì, e le Marche nel pallone torneranno mercoledì 24 ottobre alle 20.50 sul canale 11 per il turno infrasettimanale, soprattutto dedicato ovviamente alla Serie D. Grazie agli amici dell'Urbana, grazie Gianluca per essere intervenuto, grazie e grazie anche al nostro amico psicologo, grazie, dello sport, e a Salvatore Cusimano che è dietro le quinte. Grazie a Sara Santacchi e a Giuliano Cubinelli. L'appuntamento ovviamente, ve lo ripeto ancora, per mercoledì prossimo 24 ottobre alle 20.50. Buonanotte a tutti. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. Brrr, she's the finest girl you ever wanna meet. In collaborazione con Dental City, studio dentistico specialistico, e CityMed, poliambulatorio specialistico, via Mainini 79, Monte Cassiano. Football House, materiali e attrezzature per lo sport. Casette Verdini di Pollenza. Moplan Arredamenti. Progettiamo insieme a te. Castelplanio, Ancona. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati.